bellissimo, ma ancor di più per un bambino che invece ha delle difficoltà. Allora, non ho nessuna possibilità di rispondere a una domanda del genere, posso soltanto provare a condividere alcune riflessioni. Prima di questa emergenza e di questa pandemia, io ero preoccupatissima e cercavo di spiegarlo a tutti i genitori ed insegnanti di come in fondo la tecnologia e i device fossero diventati il titolo di questa iniziativa e oltre le distanze, invece questi device erano diventati una modalità di vivere a distanza con noi stessi e con i nostri figli. Quindi un mese fa, 2 mesi fa, avevamo i nostri ragazzi che sostituivano lo sguardo del mio io, sia del proprio genitore così come del proprio insegnante, molto spesso con qualunque dei device che li in qualche modo attraevano in un sistema che era un sistema che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva mettere a rischio dopaminergico, cioè di dipendenza continua, come se questo loro like valesse tanto di più di quello sguardo alla persona a fianco, da mentre si mangia, o mentre si parla, o mentre si va a spasso insieme. Riassunto, ero molto preoccupata. Poi cosa è successo? È successo che io abito a Padova e Vo è stata la prima esperienza della. Dispositivi che sono consentiti altrove, delle mascherine, dei guanti e di tutto quello che serve per proteggerci. I calciatori devono invece correre, sudare, marcarsi, assembrarsi in area di rigore, insomma, fare tutto quello che appunto purtroppo favorisce enormemente il contagio. E vorrei ricordare, perché viene sempre presa come esempio la Germania, che anche la Germania, che aveva fatto un protocollo molto più, cioè meno rigido di quello che noi chiediamo come comitato tecnico-scientifico, è una proprio invece qualche giorno fa la presenza di un positivo all'interno di una squadra importante della Serie B, la Dinamo d'Esdra, ha deciso di mandare tutta la squadra in quarantena per 14 giorni. Questo l'ha fatto la Germania, alla quale spesso ci ispiriamo come modello per il mondo dello sport. Quindi diciamo che questa sottovalutazione del problema oggi noi non possiamo esercitarla perché sarebbe una sottovalutazione che ci riporterebbe a quello che abbiamo già visto. E cioè vi ricordo che soltanto qualche settimana fa diverse squadre della Serie A e diversi calciatori sono stati costretti alla quarantena. Quindi quello che noi vorremmo fare è riaprire il campionato, ma nelle condizioni che possano assicurare non solo al campionato poi di continuare senza ulteriori stop, ma che possano garantire la sicurezza davvero di tutti. Del resto io sono consapevole che la necessità per il calcio di terminare il campionato nasca sicuramente da motivazioni sportive, ma anche da legittime e indiscutibili ragioni economiche, essendo legato alla questione dei diritti televisivi, dal cui introito dipende l'equilibrio di un sistema molto fragile e soprattutto di squadre fortemente indebitate. Ora, le voci, diciamo, che hanno a volte anche nel mondo della comunicazione più forza di orientare i media, dando la percezione che il tema principale per tutti gli italiani sia soltanto quello del calcio. Sinceramente, a mio parere, e oltre a essere un mio dovere, io reputo estremamente importante dover dare le risposte a tutto il mondo dello sport, a tutti gli altri sport individuali e di squadra e anche e soprattutto a tutto il mondo dello sport di base, perché è importante che tutto lo sport possa ripartire ed è per questo che noi abbiamo consegnato delle linee guida assolutamente ragionevoli al Comitato Tecnico Scientifico per poter consentire entro il 25 maggio la riapertura di tutti gli altri impianti, centri e circoli sportivi, delle palestre, dei centri danza, di qualunque tipo di centro. Sapendo che parliamo in giro per l'Italia, da regione a regione, di centri che possono avere caratteristiche molto diverse, per cui abbiamo dovuto anche immaginare un protocollo, ripeto, intanto che guardi alla salute, ma anche che sia facilmente applicabile per non creare ulteriori problemi a tutte queste strutture che già da oltre 2 mesi sono ferme con tutto un rilievo di danno economico notevole. Abbiamo fatto questo protocollo ascoltando chi conosce i problemi, ascoltando gli enti di promozione sportiva, ascoltando le grandi realtà associative del mondo appunto del fitness come di tutte le altre realtà e soprattutto intendiamo aiutare anche queste strutture prima del 25 maggio ad avere le risorse necessarie
necessarie per poter adeguarsi eventualmente lì dove non sia possibile farlo con le proprie risorse e protocolli. Ed è per questo che io ho chiesto alla società Sport e Salute di scongelare questa quota del 5%, che è una quota che era stata già a suo tempo trasferita alle federazioni, a suo tempo nel senso quando le federazioni hanno ricevuto la tranche all'inizio di quest'anno dei fondi da gestire, quella quota del 5% era stata congelata perché doveva essere poi liberata sulla base di progetti dedicati prevalentemente se non esclusivamente allo sport di base. Io ho chiesto a Sport e Salute, quindi parliamo di una cifra anche abbastanza considerevole di circa 17 milioni, di liberare quella disponibilità e metterla soprattutto attraverso le federazioni nella disponibilità delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, perché attraverso quei fondi si possa dare un aiuto anche a tutte quelle realtà che nel doversi adeguare ai protocolli sanitari potessero trovarsi in difficoltà. Come sapete, la meraviglia del nostro mondo dello sport e anche però la sua caratteristica più complessa è che vanno adattati i protocolli a situazioni completamente diverse. Un conto è se parliamo del nuoto, un conto è se parliamo del tennis, un conto è la pesca sportiva, un conto sono le tantissime discipline e discipline associate che abbiamo, diciamo, nel nostro paese. Infine, sempre riguardando le aperture che, come vi dicevo, vogliamo che siano non oltre il 25 maggio, ma se riusciamo col protocollo anche prima, stiamo lavorando invece anche per i centri estivi, cioè per la parte che riguarderà l'estate, e insieme alla ministra Bonetti, alla ministra della famiglia, abbiamo elaborato un importante documento e messo delle risorse che consentiranno appunto ai centri estivi anche di avere non solo le indicazioni ma anche le risorse per poter riprendere in sicurezza durante l'estate. Per me lo sport di base riveste un ruolo di importanza straordinaria, perché in giro per il nostro paese sono proprio le migliaia di associazioni, di società sportive dilettantistiche che a volte fanno veramente la differenza sui territori. La capacità di aggregazione, di partecipazione ma anche di tutela, di sicurezza di queste realtà sui territori fanno veramente la differenza. Molte volte è più importante tenere aperto un impianto, un centro sportivo, una piccola realtà che mettere magari decine di telecamere per la sicurezza di un territorio magari a rischio. E quindi noi vogliamo utilizzare questa opportunità, chiamiamola così, anche se ovviamente avremmo tutti preferito non avere questa crisi, ma questa opportunità che la crisi ci dà di avere risorse e strumenti che non avremmo altrimenti avuto. E allora io qui vi voglio solo citare alcuni dei provvedimenti che nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio approveremo e che nell'insieme delle risorse, risorse ordinarie che quindi erano già in capo al Ministero dello Sport e risorse straordinarie che abbiamo inserito con il decreto di marzo, col decreto liquidità e col decreto che approveremo oggi, complessivamente ammontano a circa 1 miliardo di euro. La misura sicuramente più corposa anche dal punto di vista economico è quella che ha riguardato i collaboratori sportivi, uno dei mondi che andrà poi riformato, ma di questo dirò qualcosa fra qualche minuto chiudendo il mio intervento, ma un mondo che sarebbe rimasto fuori da tutta la parte degli aiuti a tutti gli altri lavoratori. Nel decreto di marzo, non avendo dei dati tra l'altro in quel momento disponibili sul numero complessivo che avrebbe potuto accedere a questa misura, avevamo previsto 50 milioni. Con quei 50 milioni ad oggi sono stati fatti 75.547 bonifici, cioè dei bonus di 600 euro e sono adesso, diciamo, in verifica 7.000 domande, ma restano ancora fuori 43.000 lavoratori sportivi. Nel decreto che approveremo questo pomeriggio nel Consiglio dei Ministri ci sono le risorse per coprire tutti i 43.000 che a marzo avevano fatto domanda, oltre quelli che hanno già ricevuto i soldi, ma soprattutto questa volta per il bonus di aprile e di maggio, perché lo estendiamo ad aprile e maggio, non ci sarà bisogno di fare nessun'altra domanda, ma si riceverà automaticamente. Quindi questo consentirà in tempi questa volta rapidissimi rispetto a prima di poter erogare questo bonus. Ovviamente riapriremo anche la finestra per chi a marzo non ha fatto domanda per dare comunque possibilità ulteriori. Nel decreto che approviamo oggi abbiamo inserito la cassa integrazione in deroga per i lavoratori del fondo pensione sportivi professionisti che l'altra volta erano rimasti esclusi. Ovviamente anche qui abbiamo messo un tetto però rispetto, diciamo, alla retribuzione annua lorda di coloro che possono averne accesso, perché dobbiamo pensare soprattutto anche in questo caso a tutti coloro che sono di quelle serie minori che hanno chiaramente degli stipendi che non sono gli stipendi dei grandi calciatori.
genitori. Poi siamo intervenuti, come richiesto da tante realtà territoriali, sulla sospensione dei canoni di affitto degli impianti pubblici, ma anche e soprattutto sulla possibilità di rinegoziazione dei contratti di gestione di impianti sportivi con gli enti pubblici, questo per favorire il recupero dei proventi non incassati. E soprattutto siamo intervenuti con una norma sugli impianti privati. Questa norma consentirà un abbattimento del 50% dell'affitto da marzo, cioè da quando è partito il lockdown, fino al 30 luglio di quest'anno. Quindi una norma estremamente importante che aiuterà molti impianti sportivi a poter, diciamo, rispetto appunto all'attività ferma che sono stati costretti a portare avanti, poter avere, diciamo, questa importante agevolazione. Dopodiché un altro elemento che veniva sempre fuori dalle consultazioni col territorio era però la necessità non solo di garantire delle sospensioni o dei rinvii, ma di poter dare degli aiuti, dei sostegni solo per questa volta anche a fondo perduto, soprattutto per quelle realtà che non hanno gli strumenti per accedere neanche ai mutui, ai finanziamenti che a volte produrrebbero un ulteriore indebitamento di quelle stesse realtà. E quindi noi abbiamo istituito un fondo, un sostegno a fondo perduto che parte da 10 milioni di euro ma verrà progressivamente incrementato grazie a un altro articolo del decreto che approviamo oggi, cioè un articolo che consente per i prossimi 3 anni di avere una piccola percentuale del montepremi complessivo di tutto il mondo delle scommesse sportive che vada ad incrementare questo fondo, a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche. Inoltre abbiamo inserito alcune norme che saranno di particolare aiuto per l'acquisto di ausili per le persone con disabilità, ma questo non soltanto per gli atleti del Comitato Italiano Paralimpico, ma in generale per tutte quelle famiglie che hanno persone disabili al loro interno e per agevolare in questa fase una partecipazione sempre più attiva al mondo dello sport. Da lunedì sarà attivo il fondo invece di 100 milioni che abbiamo istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo. In questo caso non è un sostegno a fondo perduto, ma appunto è un fondo però di mutuo e di finanziamento a tasso zero e senza nessuna richiesta di garanzia, perché abbiamo inserito chiaramente i fondi nel fondo garanzia dell'Istituto per il Credito Sportivo che consentiranno a tutti di potervi accedere. E poi vorrei dare una buona notizia dal mio punto di vista, che va sempre a completare il quadro del sistema dello sport di base, e cioè entro la fine di maggio noi partiremo con il nuovo bando sport e periferie, cioè il bando che consente, come sapete certamente, di agevolare tutta l'impiantistica sportiva sui territori. E quest'anno, sempre per questa anche emergenza, avendo reperito maggiori risorse, abbiamo raddoppiato la quota complessiva messa a disposizione da 70 milioni a 140 milioni per l'impiantistica sportiva. Poi ci sono tutta un'altra serie, ci saranno nel decreto che approveremo oggi pomeriggio, un'altra serie di importanti misure, dai voucher del recupero abbonamenti per tutti gli abbonati alle palestre, alla sospensione dei versamenti delle rate in scadenza presso l'Istituto del Credito Sportivo, le proroghe su tutta la parte fiscale con le relative rateizzazioni. Insomma, un complesso insieme di norme che a mio parere danno al mondo dello sport, sebbene con i tempi che sono stati necessari per poterci arrivare, e di questo sicuramente mi dispiace perché in questi casi la tempistica non è un fatto secondario, però finalmente abbiamo un insieme di norme, un complesso enorme che sicuramente sarà di grande aiuto. Concludo dicendo anche che questa occasione triste dell'emergenza sanitaria ha fatto emergere anche alcune lacune di questo mondo, del mondo dello sport, lacune che noi dovremo assolutamente colmare con l'opportunità non rinviabile, non rinunciabile della legge delega che ereditiamo dal precedente governo e che aveva voluto l'allora sottosegretario Giorgetti, perché quella legge delega ci consentirà di entrare nello specifico di tutta una serie di questioni. Quella dei lavoratori sportivi per esempio è una delle tante che sono emerse in questi giorni, il fatto che non abbiano le tutele, le garanzie necessarie, o anche quella del professionismo femminile, ma insomma sono veramente tante le questioni critiche che sono emerse a maggior ragione in questo periodo di crisi sanitaria e alle quali noi intendiamo assolutamente, senza ulteriori rinvii, dare risposta attraverso quella legge. Una legge che, tra l'altro, lo dico sempre per chiarezza rispetto a imprecisioni che ho letto sul fondo che genera il contributo a tutti gli altri sport in Italia, quel fondo grazie a quella legge è garantito sempre a un fondo minimo di 410
10 milioni, che va indipendentemente dalle contribuzioni, dal fisco di ciascuna disciplina sportiva. Poi è ovvio che se la contribuzione è alta, e su questo è ovvio che il calcio contribuisce nettamente, ci sono risorse aggiuntive, però quel sistema si regge e si reggerà comunque perché è garantito dal fondo unico di 410 milioni che è per tutte le discipline e quindi evidentemente anche per il calcio. Questa riforma sarà appunto un'occasione importante anche per andare incontro a tante esigenze che sono state manifestate a tutti i livelli dal mondo sportivo in occasione della crisi sanitaria. E sarà l'occasione anche per fare chiarezza e dare quella diciamo, autonomia e funzionalità di cui il CONI ha bisogno per poter portare avanti la sua missione, che è una missione importante sulla preparazione olimpica, sullo sport di alto livello, ma allo stesso tempo garantire e rendere ancora più forte e indiscutibile l'azione straordinaria che deve fare la società Sport e Salute, che in quanto vero e proprio braccio operativo del governo, a prescindere dal ministro pro tempore, deve essere ancora di più improntata in quel lavoro di sport inteso anche come salute e come sociale, di cui evidentemente proprio questa emergenza sanitaria ci ha fatto rendere conto dell'estremo bisogno. Quindi in queste settimane ci siamo un po' divisi tra chi diceva andrà tutto bene e chi diceva niente sarà come prima. Io penso che andrà tutto bene solo se niente sarà più come prima, quindi dovremo in qualche modo riorganizzare, e lo sport e i giovani possono essere sicuramente le due leve di grande cambiamento per portare il nostro paese bene e meglio fuori da questa crisi. Grazie. Deputato Valente, prego. Grazie Presidente, Ministro, onorevoli colleghi. Io parto subito dal tema che ha riempito il dibattito pubblico e che è stato molto discusso, ovvero la ripresa del campionato di calcio. Il dibattito forse è stato eccessivo, forse inopportuno per le migliaia di morti e anche le tante persone che sono in difficoltà economiche in questo momento, però bisogna tenere sempre conto, soprattutto noi che siamo legislatori, della importanza che ha il calcio professionistico e quindi con tutto il valore economico che genera. Per questo l'industria del calcio appunto va trattata come tale, va capita l'importanza. Io non sto a ripetere i dati che anche lei, Ministro, ha chiaramente detto su il gettito fiscale anche che il calcio genera e che va distribuito ogni anno a tutti gli sport, però faccio solo una riflessione riguardo al protocollo del CTS e alle decisioni che si stanno prendendo. Io qui invito solo a fare delle valutazioni diverse, andare e valutare tutte le possibili strade, perché è chiaro che se parliamo non di allenamenti di squadra, che quelli riprenderanno ovviamente dal 18, ma di ripresa del campionato, dobbiamo allora tener conto il quadro europeo e forse guardare anche a modelli diversi, perché se si parla di ripresa del campionato mi sembra abbastanza chiaro che se un giocatore risulterà positivo e tutta la squadra quindi dovrà essere messa in quarantena, sarà molto difficile che possa ripartire il campionato. E su questo forse io farei anche chiarezza riguardo alla responsabilità civile e penale, che in realtà a legislazione vigente è molto chiara, e su questo ci possono aiutare alcune circolari del Ministero della Salute e dell'INAIL. Io penso che l'impegno di tutte le istituzioni debba andare nella direzione di salvaguardare tutto il sistema sportivo, che sia una società quotata in borsa o una piccola associazione sportiva dilettantistica. Perché è ovvio che non ci possiamo permettere che queste scompaiano, non ci possiamo permettere che migliaia di lavoratori, sono più di 120.000 nel calcio, chissà quanti sono per intero nel settore sportivo, possano entrare in difficoltà. Mi vengono in mente non i calciatori milionari, come magari qualcuno può pensare subito pensando al calcio, ma a tutti anche i calciatori delle serie minori. Io ho apprezzato molto, Ministro, il passaggio in cui ha detto che anche la cassa integrazione verrà data per gli sportivi professionisti. Questa è un'ottima cosa. Penso a tutti i preparatori fisici, fisioterapisti, tecnici, gli steward, penso ai fotografi di bordo campo, tutte queste persone che non possiamo permetterci che rimangano appunto senza lavoro. Perché è ovvio che se soffre l'alto livello, il professionismo,
a cascata soffre anche il basso livello, quindi lo sport cosiddetto di base. E qui io sono contento che il governo abbia messo in campo con il prossimo decreto delle misure importanti per quanto riguarda gli affitti, per quanto riguarda le utenze, i collaboratori sportivi, ne abbiamo parlato tanto, è una misura molto, molto importante. La riflessione che voglio aggiungere al dibattito è quella riguardante il credito d'imposta per le sponsorizzazioni, che valgono sia per l'alto livello che per il basso livello, perché in questo momento di difficoltà in cui comunque quella era un'entrata importante, quella della sponsorizzazione, forse creare delle agevolazioni fiscali può essere ancora più di aiuto. In generale penso che l'approccio al mondo dello sport e al movimento non debba contrapporre il settore professionistico a quello dilettantistico. Non sono antagonisti, non dobbiamo porli in contrasto, l'uno è funzionale all'altro. Il settore professionistico genera valore, valore economico, che poi abbiamo visto va distribuito anche alla base. La base, quello fatta di tanti giovani, di tanti ragazzi che sognano, magari ambiscono anche a diventare campioni, un domani, in pochissimi casi lo sappiamo, potrà restituire magari degli atleti che vinceranno all'alto livello, magari atleti che vinceranno medaglie o potranno competere ai massimi livelli internazionali. Io voglio parlare anche del senso della riforma dello sport che lei ha citato, che il Movimento 5 Stelle ha fortemente sostenuto e che va nella direzione di quello di cui dicevo prima, ovvero nessuna contrapposizione, ma due mondi, nel caso della riforma, quello di sport e salute, una società molto rivolta allo sport di base, allo sport dilettantistico, che deve collaborare e costruire tutto il sistema sportivo insieme invece al CONI, che si deve occupare prettamente della preparazione olimpica e dell'alto livello. Anche qui deve esserci una stretta collaborazione e che deve essere ancora incrementata con una visione futura diversa, con una futura proiettata molto anche alla prevenzione, all'esercizio fisico inteso per tutta la popolazione italiana. E su questo accolgo in maniera favorevole le sue parole per quanto riguarda i decreti legislativi. A lei aveva avviato un percorso con tutta la maggioranza e poi anche immagino con l'opposizione, e che quel percorso venga ripreso significa fare chiarezza, quindi eliminare dal dibattito ogni polemica, ma soprattutto riempire quella riforma che possiamo chiamare riforma con tante norme importanti. La prima, mi piace sempre citarla, è quella sul lavoro sportivo. Per quanto riguarda le aperture, ho parlato del campionato di calcio, ma è ovvio, è chiaro che le riaperture speriamo che avvengano il prima possibile per tutti i centri fitness, gli impianti sportivi, le piscine, penso agli sport in mare oppure nei laghi. Tutto questo settore deve ripartire, perché far ripartire questo settore, il settore sportivo, che anche storicamente ha rappresentato una ripartenza, una ricostruzione, vuol dire dare speranza al nostro paese, e secondo me è il messaggio che dobbiamo dare in questa fase estremamente difficile del nostro paese. Grazie. Deputato Belotti, prego. Riprovi ad accendere il microfono. Ok. Prego. Yes. Ministro, i provvedimenti che sta mettendo in campo sono condivisibili in alcuni casi, ma in altri rappresentano il colpo di grazia per decine di migliaia di associazioni sportive. Avete giustamente previsto il voucher per gli abbonati di palestre, piscine e altre strutture, così che l'utente può essere tutelato. Ma, e questa è la parte buona, che però si scontra con una negativa molto più rilevante, che va ad inficiare quanto fatto per i voucher, perché se fallisce la società o l'associazione sportiva, il voucher è carta straccia. Viene previsto uno sconto a partire al 50% sulla locazione degli impianti sportivi privati e la possibilità di prorogare la concessione per quelli pubblici, che ricordiamo sono per l'80% comunali. E il posticipo del pagamento di un mese dal 30 di giugno al 30 di luglio in forma unica o in 4 rate mensili degli affitti arretrati. Ministro, io non so se ha presente quanto viene utilizzata una palestra a luglio.
forse per fare la sauna, ma non certo per fare l'attività sportiva. Quindi, secondo la vostra impostazione, un'associazione sportiva che non ha, da marzo, non ha ricevuto un euro, non ha potuto fare attività perché c'è stato il blocco, il governo riceve dal governo il regalo di farle pagare l'affitto anziché a giugno, a luglio. Il problema è che non si può fare l'attività a giugno e neanche a luglio, quindi a 40 gradi. Quindi in questo modo voi state dando un colpo di grazia alle associazioni sportive. Non servono queste dilazioni, ma serve un aiuto concreto. Ha pomposamente annunciato i 17 milioni, che fra l'altro c'erano già, per gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza Covid. Ministro, in Italia ci sono 148.000 impianti sportivi. Significa che riceveranno poco più di 100 euro a struttura. Sa quanto costa sanificare correttamente uno spogliatoio? Almeno 50-60 euro. Diciamo che voi avete omaggiato una squadra di calcio di una serata d'allenamenti. Vi siete lavati la coscienza scaricando i costi addosso ai proprietari privati degli impianti, ma soprattutto ai comuni, e avete abbandonato loro stesse le società sportive. Ministro, serve altro. Gli affitti sono spesso pure di cifre simboliche, perché gli enti locali hanno interesse a sostenere le società sportive. Sono le bollette, quelle cariche di tasse, di accise, imposte dal governo centrale, che massacrano le associazioni sportive e i gestori degli impianti. Qualche comune se l'è presa a carico, anche se hanno i bilanci all'osso. Lei fa parte di un movimento politico che non vuole il federalismo e che fa di tutto per boicottare l'autonomia regionale. Bene, allora assumetevi voi i costi delle bollette e non scaricateli sui comuni. Voi siete centralisti nel succhiare le tasse e federalisti nel distribuire i costi sul territorio. Il governo centrale si prende l'80% delle tasse e allora paghi e non scarichi addosso ai comuni le spese per questa emergenza. Tradotto in questo caso, via le accise, via le imposte sulle bollette di energia, di elettricità e di metano per le società sportive per i mesi di chiusura. È stato previsto un credito d'imposta per le sponsorizzazioni. Bene, secondo lei, Ministro, quando abbiamo un'azienda su tre che non sa se riaprirà e ne altre due non sanno se riusciranno a sopravvivere entro Natale, quante aziende sponsorizzeranno, devolveranno qualche contributo alla propria squadra, alla squadra del proprio paese, alla squadretta del proprio paese? Anche col credito d'imposta non ci sarà la corsa. Meglio alzare al 50% allora le detrazioni IRPEF per le erogazioni liberali e per le spese sostenute per le attività sportive, aumentando la quota al 100% per quelle dei minori. E ancora le chiediamo uno sforzo. Istituisca un 10 per 1000 per le società e le associazioni sportive. Questi sono interventi concreti, non lo scaricabarile che state facendo. Parlate giustamente dell'importanza, come ha fatto lei prima, dei centri sportivi e dello sport di base. Ma se non si interviene in modo deciso, lo sport per qualche anno ce lo potremo scordare. Stiamo parlando del rischio di avere 30-40.000 associazioni sportive dilettantistiche che si scioglieranno nei prossimi mesi. Tra le situazioni più gravi ci sono le 1.500 piscine in Italia che hanno un giro fra tesserati e non di 5 milioni di praticanti, ma con 10-12.000 euro di bollette al mese. Di fronte a questi numeri lo sforzo messo in campo è semplicemente ridicolo. Ci ha parlato del grande fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, finanziato, oltre che dall'elemosina di 10 milioni di euro, anche dai proventi delle relative alle scommesse sportive. Però qui, Ministro, si deve decidere. Perché qual è lo sport che raccoglie più scommesse? È il calcio, è la Serie A. Quindi capisco che è una scelta difficile,
Ma se voi basate il salvataggio di tutto lo sport italiano su questo fondo, allora faccia ripartire la Serie A. Ma sull'esempio di Germania e Inghilterra, non sul terno al lotto perverso che avete partorito, per cui una squadra rischia la retrocessione di perdere il campionato in base non ai risultati sul campo, ma all'infausta possibilità, alla sfiga di trovarsi un giocatore positivo. Quindi a sto punto lo ribadiamo, se la salvezza dello sport dipende, come avete previsto, da questo fondo finanziato dalle scommesse, allora almeno per la stagione 2020-2021 revochi il divieto alle sponsorizzazioni del betting nel calcio. Ah, guardi che anche noi abbiamo votato in modo convinto l'abolizione della pubblicità, il divieto della pubblicità sulle scommesse. Però se oggi dobbiamo scegliere, glielo diciamo in modo molto, non abbiamo dubbi, secondo lei pesa di più sulla bilancia la possibilità che milioni di italiani possano continuare a fare sport o qualche centinaio di persone che va a scommettere perché vede un marchio su un tabellone elettorale, un tabellone a bordo campo? Certo che per uno come me, che da 45 anni va in curva, fa male vedere le partite a porte chiuse. Ma qui dobbiamo salvare anche le 3-4 mila società dilettantistiche di calcio che rischiano di fallire. Ho finito, Presidente. Avete abusato dei DPCM, trovate una soluzione per che i diritti televisivi della Serie A vadano in buona parte a favore della Lega Pro e delle serie dilettanti. Lo hanno fatto in Spagna, lo possiamo fare noi. E chiudo, Presidente, ricordando che oltre un terzo della fiscalità, come ha detto prima il Ministro, generata dallo sport, viene reinvestita nello sport stesso. E chi produce il 75% di questa fiscalità è il calcio. Ministro, l'alternativa sono decine di migliaia di bambini e ragazzi che non avranno più la possibilità di giocare a calcio, a basket, a pallavolo, nella squadra del proprio quartiere o del proprio comune o di fare qualsiasi altro sport. Ci permetta, e chiudo davvero, purtroppo però, di non avere molta fiducia in lei e in questo governo. L'unico intervento concreto che abbiamo sentito oggi sono i 200 milioni per i bonus per i lavoratori del settore sportivo. Bene, però Ministro, avete messo 200 milioni per 120.000 lavoratori, ma ne spendete 45 per fare un vergognoso regalo sotto forma di sconto fiscale a qualche centinaio di operatori del comitato organizzatore olimpico che hanno stipendi anche da 500.000 euro l'anno. Mi permette di dire che siete ridicoli. Deputato Marin, prego. Grazie Presidente. Ministro, colleghe e colleghi, avevo preparato, volevo dire delle cose diverse, ma devo dire sogno son desto dopo aver sentito il suo intervento, Ministro, e anche quello del collega del Movimento 5 Stelle. Voi ci parlate ancora della legge delega? Non avete capito, probabilmente tutto il governo che non ha capito in che momento si trova il nostro Paese. È tutto chiuso qua, Ministro. Le ricordo io su cosa si basa lo sport italiano: merito, passione, volontariato. Il che vuol dire più di 100.000 associazioni sportive e società sportive, la gran parte dilettantistiche. Il che vuol dire quel mondo meraviglioso che coinvolge circa 20 milioni di italiani. 20 milioni di italiani che vanno in queste società, lì fanno sport. Vede, lei, Ministro, dice il nostro sport. Lei non è mai entrato, secondo me, in un'associazione sportiva dilettantistica. Lei proprio non lo conosce. Lei non capisce qual è la valenza che ha questo mondo, se no non destinereste le briciole. Le faccio un inciso, guardi, proprio un inciso. Ha parlato prima di stasera sui ministri della cassa integrazione in deroga che andrete a fare proprio stasera. Non l'avete fatta neanche per le imprese, non l'ha capito, l'avete fatta negli altri decreti e non l'hanno ricevuta, non l'ha ricevuto nessuno. Non venda quello che non fate. Allora, vede Ministro, questo mondo ha una valenza sociale. Perché i ragazzi, i nostri figli, il pomeriggio, dopo che sono andati a scuola, che hanno studiato, vanno in quelle palestre. E in quelle palestre imparano stimoli positivi, imparano a stare assieme, imparano a vincere, imparano a perdere. Ha una valenza di prevenzione sanitaria, Ministro.
Lei pensi alla spesa sanitaria mai come oggi dovrebbe pensarci e quanto fa lo sport contro l'obesità, contro le malattie cardiocircolatorie, cardiovascolari? Ha una valenza educativa per quello che imparano i nostri ragazzi. E voi cosa fate per questo mondo? Nulla. Il nulla. Lei oggi ci ha parlato del vuoto pneumatico. Ci fa promesse, ci fa discorsi. Allora, vede, Ministro, le do un consiglio. Ce ne sono anche in quest'Aula, guardi. Ma perché quando i presidenti di federazione, gente che ha dedicato tutta la vita, campioni olimpici, oggi presidenti di federazione, gli hanno chiesto un incontro, lei li ha mandati dal suo staff? Ma perché non li incontra? Lei impari qualcosa, approcci questo mondo non cercandosi un suo spazio politico, guardi, non funziona così il mondo dello sport. Le tornerà indietro tutto come un boomerang. Ci si approccia a questo mondo con rispetto, passione e capendo tutto quello che questo mondo in questi anni eccezionale ha dato al nostro paese, tutto quello che fa. Vede, Ministro, questo mondo si basa sulle associazioni sportive dilettantistiche che sono in ginocchio, non hanno più un euro. E lei si vanta, dopo il decreto Cura Italia, in cui avete detto no, pagate il 30 aprile, adesso lo spostate al 30 maggio. L'ha capito che a marzo, aprile, a maggio nessuno paga le rette in quelle associazioni sportive dilettantistiche? L'ha capito che a luglio e agosto sono chiuse? Come chiudono le cose? Perché ci vanno i ragazzini. Sono associazioni sportive che vivono delle rette dei genitori e della passione dei volontari, ex atleti, genitori, appassionati di sport, che danno qualche soldo. E oggi il paese, essendo in ginocchio, pensi se le famiglie possono continuare a sostenere questo mondo. Sono associazioni sportive dilettantistiche che eleggono i presidenti delle nostre federazioni in modo democratico, quindi rappresentati dai nostri presidenti federali. Sono associazioni sportive dilettantistiche che hanno bisogno di essere aiutati, servono soldi subito, immediatamente. Per quello noi le abbiamo chiesto di fare un fondo da 200 milioni per le associazioni sportive dilettantistiche a fondo perduto già nel Cura Italia. Nel Cura Italia avete messo 35 miliardi, nel decreto di aprile, che è già maggio, per parlare dei vostri ritardi, ne metterete altri 50, 55. E per lo sport lei non ha 200 milioni. Mi viene da pensare che o lei si disinteressa nello sport o lei nel governo conta poco poco. Perché 200 milioni erano lo 0,8% del Cura Italia. 200 milioni che deve trovare il governo da mettere. Lei ci fa ragionamento delle scommesse. È una cosa che in tanti altri paesi avviene già. Ha già provocato le rimostranze del settore. Vedremo come andrà a finire. Ma non bastano i 35 milioni di cui parla lei. Servono almeno 200 milioni per far vivere queste associazioni, che se no moriranno. Così come quando ha fatto i 50 milioni per i collaboratori sportivi, noi le abbiamo detto che non bastavano. Era ovvio che non bastavano. E allora lei ha detto che per i collaboratori sportivi, unica categoria, ci doveva essere il tetto preferenziale di 10.000 euro. Cioè, chi guadagnava 1.000 euro al mese e lavora nello sport, secondo lei non doveva prendere niente, doveva andare in coda. E ci credo che mettete un po' di risorse in più adesso. Bene che ne mettiamo un po' di più, ma è il minimo che si possa fare in un mondo che invece ha bisogno di aiuto, ripeto, concreto. E molti di questi, tra le altre cose, insegnano, sono laureati in scienze motorie, non hanno mai trovato il posto a scuola. In quest'Aula questo gruppo ha fatto approvare una legge e il Ministro si dia da fare, la faccia approvare anche al Senato, in modo che questi laureati trovino lavoro, come ha parlato prima degli ausili per i nostri atleti diversamente abili. E c'è qua una proposta di legge dell'onorevole Versace da più di un anno che è in Parlamento e io non sento una parola su questo. Vede, Ministro, è un mondo che va aiutato e che bisogna capire. E io lo capisco, lei proprio non lo conosce, è lontano anni luce da questo mondo. E ancora, Ministro, ci sono le utenze, le bollette, le ripeto, non basta spostarle di un mese, bisogna bloccarle, annullarle. Perché se no questo mondo, vede, non sapete ancora se volete aprire o non volete aprire, ma per aprire ci saranno regole nuove. Bisognerà sanificare gli spogliatoi, bisogna creare strutture diverse. Cioè, bisognerà mettere altri soldini e secondo lei queste associazioni sportive dilettantistiche fatte di passione, volontariato e merito dovranno ancora mettere fuori, e concludo Presidente, altri soldi perché il governo non fa nulla. Ecco, vede Ministro, per il governo, per lo sport, per questo mondo di milioni di italiani, educativo, sociale, di prevenzione sanitaria, ci sono le briciole. Lei lo tratta come il figlio di un Dio minore. Noi non possiamo accettarlo. Vede, in quest'Aula lo sport sicuramente è amato da tutti, ma noi abbiamo nel gruppo persone che ci hanno dedicato la vita: Paolo Barelli, Cosimo Sibiglia, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Dilettanti, 1.100.000 persone iscritte,
l'atleta paralimpica Giusy Versace, Guido Petarin che fa il presidente dell'atletica leggera, io che ho visto Roberto Pella che se ne occupa con i comuni, io ho visto salire il pennone, ho cantato l'inno in tutto il mondo. Noi questo mondo lo aiuteremo sempre, perché noi la maglia azzurra l'abbiamo davvero sulla pelle. Il governo no, non vi permetteremo di lasciarlo morire come state facendo. Deputata Prestipino, prego. Grazie Presidente, bentornato Ministro. Il lavoro che fino adesso ha svolto il Governo per l'emergenza coronavirus nel settore sportivo è sicuramente un momento di partenza, ma non possiamo considerarlo sufficiente, Ministro. L'entusiasmo per l'approvazione della legge olimpica, che pure ha risuscitato speranze e entusiasmi, non deve farci perdere di vista il punto vero, cioè la crisi in cui sta precipitando il settore del mondo dello sport. Questo settore in sofferenza e in agonia spesso viene ingiustamente considerato di secondo piano, mentre si dimentica che il sistema sportivo italiano conta quasi il 2% del PIL, con quasi 1 milione di lavoratori. Dovrebbe essere scontato il riconoscimento dello sport come una componente fondamentale del welfare nazionale. La nostra quotidianità è stata stravolta, è vero, e tanto più il mondo dello sport, che oggi conosce una nuova dimensione, quella individuale, quella casalinga. Tutti auspichiamo un ritorno. Io... Colleghi, colleghi, per favore. Certo. Prego. Sì, no, grazie Presidente, perché era un po' difficile. Posso riniziare? Grazie. Prego, prego. Tutti auspichiamo un ritorno alla normalità, ma per lo sport sarà ancora più difficile farlo se nel frattempo non verranno varati nuovi provvedimenti. I costi delle attività sportive continuano a decorrere a fronte di un collasso delle entrate, a cui si aggiungono investimenti che dovranno essere sostenuti prima della ripartenza nel rispetto dei nuovi protocolli. Lo sport non è solo grandi eventi, Serie A e le maggiori leghe professionistiche. Lo sport dilettantistico deve interagire con il professionismo e viceversa, perché uno è linfa dell'altro, perché come lessi anni fa su un bellissimo muro romano, davvero senza la base, scordatevi delle altezze. Il tessuto sportivo economico del paese è costituito in gran parte da piccole realtà associative, lo sappiamo tutti, sono la spina dorsale dell'erogazione del servizio, che chiudono i loro bilanci molto spesso in pareggio con utili molto ridotti, proprio perché l'attività sportiva si svolge a prezzi sociali, quelli imposti dagli enti locali. Parliamo di 130.000 associazioni tra ASD e SSD affiliate a 44 federazioni, 19 discipline sportive, 15 enti di promozione, 21 comitati regionali che offrono attività sportiva a prezzi stabiliti. E quali sarebbero le misure per dare loro ossigeno? Sarebbe ossigeno, Ministro, il posticipo da giugno a luglio per il pagamento degli affitti e canoni concessori o in alternativa la rateizzazione in 4 mesi? Vi faccio un esempio, l'avete messo pure voi nel decreto. Il Comune di Roma percepisce circa 100.000 euro l'anno dai canoni concessori per gli impianti sportivi di sua proprietà. Se non si chiedesse il canone per quei pochi mesi, perderebbe circa 30.000 euro. 100.000, sì, 100.000 euro, 30.000 euro. Mi scusi. Colleghi, colleghi, colleghi. Deputata Prestigiacomo. Deputata Polverini, per favore. Un po' di silenzio che c'è un intervento in aula. Grazie. Dicevo, perderebbe il Comune di Roma solo 30.000 euro. Ma qual è il punto? Ma non si farebbe prima ad azzerarli questi canoni? E ancora, benissimo Ministro, il 50% di riduzione degli affitti per l'impiantistica sportiva privata. Ma ricordiamoci che il mondo dell'associazionismo di base utilizza strutture pubbliche, scolastiche e religiose, pochissime private. Quindi questa della riduzione degli affitti va benissimo una Virgin per intenderci, ma non per le piccole società sportive che sono tantissime e molto più fragili. Per loro dobbiamo prevedere interventi più radicali e risolutivi. Parliamo di concessioni, Ministro. Attenzione, non possono
derogare le concessioni comuni, devono derogare in questo momento, devono derogare le concessioni per almeno 3 anni a partire da quelle che scadranno il 30 luglio 2023, ma anche oltre, perché non è che se ti scade il 1 agosto 2023 non puoi beneficiare di questo provvedimento, perché questa misura, guardate, a costo zero, da un lato garantirebbe il recupero graduale dei non incassi, l'ammortamento degli investimenti effettuati e programmati, dall'altro permetterebbe di rinegoziare i mutui in essere con le banche, in primis, l'ha detto lei, il credito sportivo, con la conseguente riduzione dell'importo delle rate. E allora, perché non equiparare l'associazione sportiva alla piccola, media impresa? Penso al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro o alle agevolazioni sulle tariffe energetiche di cui le società sportive non possono beneficiare. E perché non ne possono beneficiare? Penso all'istituzione di un fondo perduto, il Ministro, lei l'ha detto, ha parlato di un fondo alimentato dalla percentuale sulle scommesse. Va benissimo, ma le scommesse oggi non ci sono, non c'è il calcio, non c'è lo sport, è tutto fermo. E quindi va bene, ci siamo soffermati su questo, ma spiegatemi, se c'è una manovra da 55 miliardi, lei ha parlato di 1 miliardo di risorse, quali sono le risorse aggiuntive che sono presenti nel decreto liquidità? Perché le altre sono quelle già stanziate nel bilancio del Ministero. E ora va bene sul sistema generale, è il momento di ricordare però che al centro di tutto ci sono le persone. E quindi benissimo la conferma dei 600 euro per il mese di aprile e di maggio, su cui il PD le ha dato con il ministro Gualtieri una grandissima mano. E questa deve essere l'occasione per pensare a un quadro sistematico e predisporre le adeguate tutele per i lavoratori, come ha già detto anche lei. E poi guardiamo l'utenza. Ottimo lo strumento dei voucher per impedire l'apertura dei contenziosi tra società sportive e utenti. Ma non saranno infatti poche le famiglie che si vedranno costrette a rinunciare all'attività sportiva. In situazioni di ristrettezza economica si taglia il superfluo, e il superfluo in questo caso potrebbe essere ritenuto lo sport, ma lo sport non dovrebbe mai essere considerato qualcosa di superfluo, soprattutto in contesti già di per sé fragili, soprattutto se si pensa che ha un impatto notevole sui costi della sanità in fatto di benessere psicofisico. Perché lo sport non è un mondo a sé stante, non è una monade, entra in sinergia con salute, educazione, economia, lavoro, contribuisce al benessere comune, e se c'è meno sport c'è meno salute, meno lavoro, meno ricchezza e meno benessere. Ministro, e vado a concludere, la sensazione che abbiamo è che si sia stato fatto qualcosa, ma che ancora è troppo poco per lo sport di base, e che le difficoltà oggettive che ci sono, non solo intorno al riavvio del campionato di Serie A, penso anche al campionato, fatemi dire, da donna, di quel campionato femminile, le partite del settore giovanile o tutte le altre attività che hanno già chiuso. Tutto questo rende il quadro generale ulteriormente confuso. Siamo a metà maggio, intorno al campionato, come su tutti gli sport di squadra, bisogna dire una parola chiara. La politica deve assumersi una responsabilità. O riapre come in Germania, come ha detto lei, o non riapre come in Francia, che ha fatto questa scelta coraggiosa per tutti gli sport. Poi apro una parentesi da politiche giovanili. Bisogna stanziare più fondi nel servizio civile, va benissimo l'iniziativa di cui ha parlato lei, ma mai come in questo momento c'è un'emergenza sociale, e quindi il servizio civile potrebbe portare un valore aggiunto straordinario. Per ultimo, quando sapremo se sarà possibile dare il via alle elezioni per il rinnovo delle federazioni? Ministro, queste sono domande a cui attendiamo una risposta. Abbiamo un importante obiettivo comune: far ripartire insieme il mondo dello sport, introducendo tutte quelle norme di cui il settore è carente e che l'emergenza Covid ha messo drammaticamente in ginocchio. Su questo percorso il Partito Democratico la sosterrà e sarà lealmente al suo fianco. Per dirla con Cicerone, critichiamo portando idee nuove, ma mai dando colpe. Grazie. Bravo. Deputato Mollicone, prego. Grazie Presidente. Ministro, inizio con due notizie rispetto all'intervento previsto. Una è questa: la Lega Calcio ha stabilito e ha proposto come data per l'inizio del campionato il riavvio del campionato il 13 giugno.
Quindi, mentre lei stava parlando, in maniera forse poco elegante, però comunque la Lega Calcio ha dato una risposta ai suoi dubbi, alla contrarietà del collega Valente, che rappresenta il partito di maggioranza che la sostiene, da cui proviene. Quindi non si capisce, poi ne spiegheremo le ragioni, non si capisce per quale ragione ora spetti al governo, semmai al Parlamento spetterebbe decidere il riavvio del campionato, come è stato fatto in altre nazioni, lei stessa ha citato la Germania, ma questo perché riavviare il campionato di calcio vorrebbe dire riavviare lo sport nazionale e soprattutto lo sport a squadre, che è fondamentale, ma poi ci daremo dei dati su questo. La seconda notizia, gliel'anticipo all'inizio ma poi la declinerò alla fine, è che oggi è stato approvato dall'altro rappresentante del governo un ordine del giorno a prima firma Rampelli e del sottoscritto e altri colleghi di Fratelli d'Italia, dove molte, quasi la totalità delle cose che lei ha annunciato per l'ennesima volta nel corso del questo venituro Consiglio dei Ministri e decreto, sono già contenute qui. Quindi a dimostrazione Fratelli d'Italia, con le consultazioni e le categorie, contribuisce da opposizione, nonostante le dure critiche che faremo, a diciamo, migliorare e ragionare su risoluzioni concrete per lo sport italiano. Quindi spetterebbe solo a voi farle. Quindi lei oggi, Ministro, si faccia garante dello sport nazionale. Lo sport rappresenta, come sappiamo, un punto cardinale per le politiche della salute e dell'intrattenimento, un valore chiave nella vita delle persone e della comunità nazionale. Ma non solo. Lo sport in Italia, colleghi, vale 1,7% del PIL, quindi 30 miliardi di euro. E se si considera anche l'indotto, siamo a 60 miliardi, quasi il 4% dell'economia nazionale. Viene praticato da 20 milioni di persone, ci sono 12 milioni di associati alle discipline del CONI. Lo sport rappresenta anche il prestigio internazionale di una nazione. C'è lo sport professionistico, c'è il calcio appunto, che deve ripartire con regole certe, perché ci sono tante professionalità, tanti lavoratori. Se la Lega ritiene, come abbiamo saputo, sia possibile la ripartenza il 13 giugno, nella completa adesione alle norme sanitarie, ci vuole collaborazione, Ministro, non ostruzionismo, come abbiamo sentito dall'esponente dei 5 Stelle. Abbiamo chiesto di evitare il blocco del campionato di calcio più volte e a più voci, anche con il presidente Meloni. Il calcio è l'Italia tutta e rappresenta anche un volano economico. E solo il Parlamento, appunto, può decidere il blocco del campionato, non il governo. Se fermiamo il calcio, fermiamo tutti gli sport di squadra. Vedete, la Lega Calcio annualmente detiene 575.000 partite, di cui più del 60% giovanili. Eppure nel protocollo mancano indicazioni per tante professionalità, come gli arbitri e come i non professionisti. Auspichiamo che il decreto contenga la possibilità per il Consiglio federale, di cui parlano i giornali di oggi, di disciplinare i campionati e i format, e che vi sia la cassa integrazione. Lei l'ha annunciato, vediamo quanto, come e se ci sarà davvero nei tempi utili, per i calciatori fino a 50.000 euro lordi per 18 settimane, perché non avrebbe nessun senso discriminarli rispetto a tutti gli altri lavoratori che versano i contributi e che, bisogna dire, non hanno ancora visto la cassa integrazione, perché poi questo è in realtà. Deve ripartire però anche lo sport di base. C'è un mondo a cui il governo sta dando le briciole. C'è l'impiantistica, ci sono le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, ci sono gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive, i principali punti di riferimento del settore, dalla grande presenza nel tessuto sociale. Ci sono le piscine, le palestre. Va detto, la manutenzione degli impianti è necessaria e i costi sono altissimi, anche quando questi restano chiusi come in questi mesi. Un proprietario di una piscina spende tra i 10.000 e i 12.000 euro al mese, ma dopo due mesi chi ha i soldi per andare avanti? Gli operatori ci dicono che le bollette arrivano e già partono i primi decreti ingiuntivi. Non sarà mai possibile gestire i costi d'impresa senza aiuti concreti da parte dell'ente concedente, figuriamoci se dovessero pagare per i mesi di chiusura forzata. Vuol dire chiudere gli impianti e lasciare a casa i lavoratori, come è accaduto fino ad oggi. Arriveranno a pioggia richieste di rimborso per gli abbonamenti e i corsi, e per questo è necessario introdurre
prima di subito i voucher, siamo stati i primi a chiederlo, a sostegno con cui cambiare la richiesta di rimborso e mettere a riparo i gestori da eventuali ritorsioni. Meno della metà delle domande per l'indennità dei collaboratori sportivi sono state processate. Il nuovo DPCM di cui ha parlato farà ripartire lo sport il 25 maggio, siamo al 13 maggio, ma ci sono solo costi certi e ricavi dubbi. Vanno messi in sicurezza gli impianti, migliorate le strutture, acquistate le attrezzature di protezione individuale. Il protocollo sicuramente imporrà misure complesse e costose, ma come si fa a tenere tutto questo insieme? Se il DPCM sarà emanato nei prossimi giorni, come faranno i proprietari ad adeguarsi entro il 25 maggio? Oggi è il 13 maggio. E con quali soldi? Ringraziamo gli uffici, l'ufficio sport, la Federazione dei Medici Sportivi, le categorie che hanno contribuito a delineare e a lavorare su queste linee di indirizzo. Ma gli interventi previsti dal governo sono limitati e sicuramente i meccanismi di finanziamento nel DL liquidità vanno garantiti anche per il 2021. C'è ancora un limite di 10.000 euro nonostante i nostri emendamenti ai contributi e alla dichiarazione degli operatori. Tutti i costi di sanificazione e adeguamento devono essere a carico dello Stato e per gli eventi va introdotta una Gabrielli sanitaria dove tutti i costi siano a carico degli enti locali. Lo sport italiano chiede a gran voce il blocco dei pagamenti delle utenze almeno fino al giugno 2021. Lo sport italiano vuole misure per gli insegnanti che ancora non accedono alla CIG. Lo sport italiano esige la proroga decennale delle concessioni degli impianti sportivi pubblici. Lo sport italiano necessita di finanziamenti a fondo perduto per le imprese in difficoltà. Lo sport italiano chiede il blocco dei pagamenti delle locazioni e un credito d'imposta per tutto il loro ammontare. Lo sport italiano chiede la messa in sicurezza anche delle palestre scolastiche. Lo sport italiano vuole finanziamenti per le migliorie degli impianti. Lo sport italiano esige indennità per i lavoratori. Lo sport italiano esige meccanismi fiscali per le società dilettantistiche, fonte principale di sopravvivenza. Lo sport italiano vuole un fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Lo abbiamo chiesto in questo ordine del giorno e in altri atti. E concludo. Questa mattina e alcuni punti sembra che siano stati recepiti e di questo vi ringraziamo. Ma vede, Ministro, vista la vostra avversione per il mito olimpico, vi ricordiamo, e lo abbiamo già fatto in quest'aula, ma lo facciamo a lei direttamente, che Cronos e Kairos, Ministro, si distinguono per una sostanziale differenza. Uno è il tempo lineare che scorre e state facendo scorrere. L'altro è il tempo delle decisioni che voi non prendete. Lo sport italiano ha bisogno ora di decisioni e ora dell'aiuto dello Stato. Grazie. Deputato Nobili, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, ho ascoltato con attenzione la sua informativa e devo dirle che c'è da parte nostra una profonda, vera condivisione per tutti gli interventi che sono stati messi in campo dal primo momento per l'emergenza Covid e che credo saranno sostenuti e anche con maggiori risorse dentro il decreto rilancio, dal bonus per i collaboratori sportivi, e lì qualcosa forse dobbiamo fare per affinare il meccanismo, Ministro, per fare in modo che il volontario saltuario non sia trattato, non abbia lo stesso trattamento di chi invece magari con quel lavoro mantiene un'intera famiglia, fino, me lo faccia dire, al rifinanziamento finalmente del bando sport e periferie, un fiore all'occhiello della nostra esperienza di governo, del governo Renzi. Negli ultimi anni saranno perse le tracce e saranno persi tanti step di quel lavoro. Il fatto che venga rifinanziato per noi è molto importante. La tutela della salute degli italiani per noi è prioritaria, lo è per tutti. Questo Parlamento ha lavorato anche con un grande spirito unitario nell'affrontare l'emergenza sanitaria e il nostro pensiero, qualunque sia la materia di cui ci occupiamo, è alle tantissime, decine di migliaia di vittime, alle loro famiglie, ed è un pensiero che guida e ispira tutta la nostra azione. Però questo è il momento per il Paese di ripartire sotto ogni profilo e, Ministro, sarà d'accordo con me, non possiamo immaginare un Paese in cui riparte tutto. Pian piano ripartono le aziende, ripartono gli esercizi commerciali, i negozi e non riparte lo sport. Un Paese senza sport per un anno, due anni, tre anni sarebbe irrealistico, impossibile da immaginare. E allora bisogna muoversi da questo punto di vista. Se guardiamo alla storia, lo sport non si è quasi mai fermato, il calcio in Italia solo in occasione della prima guerra mondiale,
ci abbiamo ricordi e cronache di giochi con la palla dai legionari dell'Impero Romano. Il principale antenato del calcio italiano, come lo conosciamo, è il calcio fiorentino, nato durante l'occupazione spagnola di Carlo V. I fiorentini resistettero all'occupazione anche attraverso il calcio. Persino il quotidiano dei Vescovi, L'Avvenire, ha pubblicato una bellissima lettera aperta dicendo: restituiamo il calcio, restituiamo lo sport agli italiani, perché farà parte di una nuova normalità che deve tornare. E allora, signor Ministro, peraltro c'è un bellissimo libro che le consiglio, di Laura Spinney, un libro che racconta la spagnola, la pandemia purtroppo molto più drammatica di quella che abbiamo conosciuto in questa fase, e si racconta come le attività sportive sono state uno dei motori della ripartenza della società europea anche in quella fase. E allora, recentemente io devo dirle, Ministro, che in alcuni aspetti non ci siamo trovati d'accordo, perché abbiamo registrato in alcune uscite un atteggiamento un po' manicheo, un po' ideologico, una contrapposizione che non esiste più fra sport professionistico e sport di base. Noi tutti per mille ragioni sappiamo che il sistema dello sport si tiene insieme tutto quanto, perché si finanzia, perché si sostiene a vicenda, perché ce lo chiedono di guardarlo come un unicum, 60 milioni di appassionati, 20 milioni di praticanti e tantissimi, le centinaia di migliaia che ci lavorano. Abbiamo saputo del suo impegno per lo sport di base, ci ha detto che entro il 25 maggio ha voglia e ha intenzione di riaprire palestre, strutture sportive di base, impianti, piscine, siamo d'accordo. Però, Ministro, con quali risorse? Con quali risorse per gli investimenti che dovranno sostenere? Con quali garanzie rispetto ai mutui, alle bollette, agli affitti, alle concessioni, le cose che ci siamo detti? E soprattutto con quali linee guida che ancora mancano? So che arriveranno nelle prossime ore, ma quando le diamo alle palestre le linee guida per poter riaprire tra qualche giorno? E non potranno certo essere quelle elaborate dal CTS o quelle elaborate dal Politecnico di Torino. Ho letto delle vere e proprie assurdità, che chi gioca a tennis nel doppio non potrà scendere a rete insieme. Ecco, fermiamoci un attimo prima della follia, Ministro. E poi c'è il tema dei temi, la ripartenza del campionato di calcio. Non perché venga prima degli altri, ma perché ha una quota rilevante del PIL, impiega oltre 120.000 persone, non certo calciatori milionari, ma magazzinieri, cuochi, giardinieri, fisioterapisti. E non perché sia la priorità. Noi in Parlamento ci occupiamo di tutto, ci occupiamo di cassa integrazione, di liquidità, di migranti, di scuola, ma deve essere per lei la priorità. Lei è il ministro dello sport italiano, per lei questa è la priorità. E allora, siccome il calcio riparte in Germania, in Spagna è previsto il 12 giugno, oggi registriamo qualche schiarimento anche durante i nostri lavori. È arrivata prima la notizia che la Federcalcio ha raccolto le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico, poi quella che la Lega ha proposto la data del 13 giugno. Va benissimo, noi chiediamo ragionevolezza, buonsenso, nessuno pretende di riaprire domani mattina gli stadi, vogliamo ripartire in sicurezza sul calcio, sullo sport, come sul resto delle questioni che riguardano il Paese. E guardi, signor Ministro, lei ha ascoltato le posizioni emerse in quest'Aula anche nei giorni scorsi. Per la ripartenza del calcio e dello sport c'è tutta la maggioranza parlamentare e anche le forze d'opposizione. L'idea di lasciare lo sport, il calcio fermi fino alla fine dell'emergenza Covid è un'idea legittima ma assolutamente isolata, almeno dentro il Parlamento, e di questo dovremmo tenerne conto. E poi la via non può essere quella di rifugiarsi dietro contenuti francamente a volte surreali. Io sono contento che la FIGC fino al 2 giugno, poi si studierà la curva del contagio, abbia accettato le linee guida del CTS, ma lei ha contestato l'esempio della cassiera del supermercato che ho fatto personalmente. Ma le domando, ma se in un'azienda c'è un dipendente positivo, tutta l'azienda viene posta in quarantena? Se in questo Parlamento ci sono dei positivi o a Palazzo Chigi ci sono dei positivi, le risulta che chiudiamo le istituzioni? A noi non risulta. Si dice il contatto, il distanziamento fisico. Bene, il commissario Arcuri, il commissario straordinario all'emergenza sanitaria, ha detto, aperte virgolette, non faccio a trovare perché è importante che lo citi con precisione, gli scienziati ci dicono che il tempo certo per essere a rischio di contagio in caso di contatto con una persona positiva è di 15 minuti.
Lo sa, Ministro, secondo gli studi più recenti, qual è il tempo di contatto fisico tra un calciatore e un altro durante una partita di 90 minuti? Meno di un minuto e mezzo. Quindi la domanda è: di cosa discutiamo? Di quarantene impossibili da realizzare? Perché non si può pensare che con la riapertura del campionato i cuochi, i giardinieri o i massaggiatori vadano in quarantena. E allora, Ministro, io le chiedo per chiudere tre cose velocissime. La prima è: basta bracci di ferro. Assistiamo a uno schiarimento, abbiamo sentito le notizie, proviamo a lavorare perché le cose si possano risolvere, perché il calcio, come il resto del paese, possa ripartire. Seconda questione: cerchiamo di lavorare con serietà, perché guardi, Ministro, non esiste una contrapposizione fra lo sport di serie A e lo sport di base, il dilettantismo, le nostre palestre. Tanto è vero che non esiste, tanto male ha fatto un certo populismo in passato legato allo sport, che la mia città e questo paese, per quella deriva, ha perso una grande occasione come le Olimpiadi del 2024. Il presidente del CONI ha detto ieri: è una ferita che mi rimarrà per tutta la vita, e così anche per me e per ogni italiano di buon senso. E allora, guardi, le consiglio, c'è in questi giorni una bella docufiction in programmazione, riguarda la vita di un grande campione, uno degli sportivi più amati credo da tutti, Michael Jordan, uno che si è fermato e poi ha deciso di ripartire. Michael Jordan ha detto: posso accettare la sconfitta, tutti falliscono nella vita, ma non posso rinunciare a provarci. E allora noi siamo qui, Italia Viva è qui per fare la sua parte, per far ripartire insieme al paese lo sport, tutto lo sport italiano. Forza, Ministro. Deputato Stumpo, prego. Presidente, grazie Ministro. Innanzitutto voglio ringraziarla per quanto ci ha riferito, per quello che il Governo sta provando a fare. Soprattutto sono contento di come tanti colleghi abbiano già approfonditamente studiato il decreto che ancora non è stata approvata e che lei andrà tra poco, mi auguro, in Consiglio dei Ministri ad approvare. È naturale che tra le cose che lei ha detto e le cose che ho ascoltato, forse un punto d'equilibrio maggiore andrà trovato, lo dovremo trovare nel corso dell'approvazione di quel decreto. Molte cose tra quelle che ci ha detto vanno bene, penso innanzitutto la modalità con la quale provate a rilanciare il servizio civile, la modalità con la quale vogliamo consentire alla parte che più ha pagato dal punto di vista generazionale questa vicenda, che sono i giovani, la chiusura in casa e come far riprendere l'attività sociale degli sport di base, questione essenziale per formare una generazione. Chiunque deve avere diritto a fare almeno una volta nella vita uno sport di squadra, per sapere cosa significa lavorare per gli altri, non soltanto per pensare a se stessi. Questo è per me il principio dello sport, il primo principio, quello che insegna a capire perché si suda non per se stessi ma per gli altri. E in questo ragionamento io credo che lo sport di base deve avere il suo modo di esplicitarsi, di creare poi quella rete che serve. Per fare questo servono i sussidi, servono le cose che sono state dette, e io credo, anche perché, come è stato ricordato, qualche mese fa ormai, prima della crisi sanitaria, ci eravamo incontrati come maggioranza, lei si era preso l'impegno di farlo con le opposizioni, ci saremmo dovuti rivedere, ci rivedremo appena possibile. Parlare di sport per me significava questo, lo dissi quel giorno e continuo a pensare che lo sport è un fatto fondamentale della cultura del nostro paese, non è soltanto una questione, come qualcuno potrebbe pensare, di secondaria importanza. Ed è naturale però che in questa fase di crisi sanitaria è giusto che si faccia esattamente come lei ci ha detto. Né dire mai, né dire per forza.
bisogna seguire alcuni principi seri per consentire una ripartenza. Lei ci ha detto, ne parlo io per primo perché è quello che sta più a cuore a tutti gli italiani, del campionato di calcio, ma non c'è solo il campionato di calcio. Chi si occupa per passione di calcio, per esempio come me, di ciclismo, sa che il Giro d'Italia è stato spostato probabilmente in autunno e mi auguro che si possa fare, vale la stessa cosa per altri sport, ma so per esempio per certo che gli sport di livello inferiore, penso anche il calcio, non potrebbero mai applicare le regole che bisogna applicare per la ripartenza, perché saranno regole complicate. Io sono contento che la Federazione Italiana Gioco Calcio abbia accettato il protocollo del CTS, perché questo significa provare a dare certezza innanzitutto per quel mondo dello sport che pratica, diciamo, quotidianamente l'attività, che non è soltanto la domenica, e non bastano 15 minuti, lo dico al mio amico attraverso di lei, Presidente Nobili, come per qualsiasi lavoro. Un centravanti e un difensore centrale in un calcio d'angolo stanno a contatto pochi secondi, ma a una distanza talmente ravvicinata che ne bastano poche frazioni di secondo. 15 minuti e se due fanno in una riunione, non se si sta in attesa che arrivi il pallone in un calcio d'angolo. Questo è il concetto sul quale noi dobbiamo stare attenti, è la sicurezza e la certezza e la serietà con la quale noi ci dobbiamo impegnare per far ripartire il calcio. E quel protocollo che assegna alle società di calcio il compito di tenere di fatto in quarantena sia i calciatori che tutti i dipendenti, per essere sicuri di tenerli in una condizione di copertura rispetto al virus e poi poter fare delle partite tra persone che sicuramente non sono positive. Ecco, questo è il modello col quale noi dobbiamo approcciarci e lavorare per far ripartire il calcio. E non vorrei ragionare naturalmente di problemi. Quelli saranno scritti nel protocollo. Io mi vorrei occupare di mettere in sicurezza per la ripartenza. Questo è il compito e ho apprezzato che lei ci ha detto il 18 ripartono gli allenamenti, il 25 anche le palestre. Ho letto quello che dice la Lega Calcio. La Lega Calcio doveva dare una risposta e lo ha fatto nel rispetto delle prerogative, così come ha detto nel documento che hanno approvato, delle volontà del governo e dell'accordo con la Lega Calcio. Quindi chiudo, Presidente, perché finito il tempo. Avrei voluto aggiungere un minuto. Altre cose per quanto riguarda gli sport dilettantistici, che naturalmente avranno bisogno di più per poter ripartire. Si farà tanto e abbiamo iniziato a fare tanto per tutto ciò che riguarda i lavoratori di quel settore. Ora è il tempo di fare qualcosa in questa crisi per le società che tanto dedicano a quel fatto culturale di cui parlavamo prima, e io penso che proprio a quel mondo andrà dato un occhio di riguardo particolare per una ripartenza veloce. Grazie. Grazie. Colleghi, per favore un po' di silenzio. Colleghi. Grazie, deputato Silli. Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Ministro, per il suo intervento. Intervento che ho trovato più che altro pieno di buoni propositi, ma come ben sappiamo, di buoni propositi è lastricata la via dell'inferno. Ora, io capisco che sia un momento molto difficile e che la coperta sia corta per quanto riguarda i conti pubblici, ma dobbiamo renderci conto perfettamente che tutto ciò che è stato destinato allo sport, e sto parlando di soldi, sto parlando di impegno del governo, è assolutamente insufficiente. Lo sport, signor Ministro, non importa che io lo spieghi a lei lo sa perfettamente,
ha una serie di valenze nel nostro paese e non solo, che sono alla base del buon funzionamento di una nazione, a valenza educativa, a valenza sociale, a valenza aggregativa, a valenza formativa. Lo sport non è solamente un passatempo, non è solamente un hobby dove si fa un po' di movimento fisico. Lo sport è formazione, lo sport è imparare a stare insieme agli altri rispettando le regole. E viva Dio, dallo sport sono passate delle persone che nella vita hanno fatto cose grandissime anche al di fuori dello sport stesso. La situazione attuale, signor Ministro, purtroppo fa acqua da tutte le parti, perché ho sentito parlare fino adesso di società sportive professionistiche, dilettantistiche, di associazioni, ma sappiamo perfettamente che intorno allo sport gravitano gestione di palestre e tutto l'indotto che gravita intorno ai centri sportivi, le piscine, le palestre, i centri yoga, i centri di equitazione, del tiro con l'arco, cioè qualsiasi tipo di impianto sportivo ha avuto dei danni impressionanti da questa emergenza Covid. Ed è per questo che noi abbiamo proposto con un preciso emendamento di equiparare le associazioni sportive di qualsiasi tipologia alle aziende, alle piccole imprese, in modo che possano avere un accesso facilitato, garantito dallo Stato, a dei prestiti bancari, signor Ministro. Anche perché il credito sportivo, a detta di molte società, è molto complesso, soprattutto per quelle più piccole da ottenere. Vede, signor Ministro, io mi avvio alla conclusione perché il tempo che ho a disposizione è poco. Per lo sport, così come per l'impresa, ci vorrebbero soldi, tanti, subito e a fondo perduto. Però so perfettamente che questo rimarrà un sogno in questo momento, perché l'ho detto poc'anzi, la coperta è corta. Però, signor Presidente, colleghi deputati, signor Ministro, rendiamoci conto che non usciremo indenni da questa apocalisse, anche per quanto riguarda le attività sportive. E le dico subito fin da ora, signor Ministro, rimbocchiamoci le maniche e lei stesso si faccia sentire all'interno del Consiglio dei Ministri, perché dopo la fine dell'emergenza Covid, per fare ripartire lo sport che ne uscirà con le ossa rotte, sarà necessario quasi un piccolo piano Marshall italiano per lo sport, altrimenti veramente noi le macerie delle attività sportive ce le tireremo dietro per i prossimi decenni. Grazie. Grazie, deputato Tasso, prego. Provi ad accenderlo. Ah, ok. Ecco qua. Perfetto. Ho una certa dimestichezza, Presidente, con i microfoni, dati i miei trascorsi. Allora, grazie per la parola, Presidente. Ministro Spadafora, lei ricorderà quando la interpellai e in qualche modo la coinvolsi qualche anno fa in una bella manifestazione che la Federazione Sportiva di cui sono dirigente, cioè la Federazione Italiana Tennis Tavolo, organizzò qui a Roma in via dei Fori Imperiale, una bella manifestazione che ebbe un grande successo. Quindi, essendo della materia, ho ben presente le enormi difficoltà che necessariamente sono da affrontare da parte di chi deve emanare delle direttive comportamentali dettate dal principale interesse, che è la tutela della salute, e chi quelle direttive deve recepirle e poi rispettarle. Ed è proprio questo il tema su cui vorrei focalizzare il poco tempo che mi è concesso. Lei ha ricordato il ruolo fondamentale in termini di salute, di socialità, di diffusione dei valori che queste realtà sportive un po' più piccole rappresentano e che poi non sono legati necessariamente al raggiungimento di un risultato, ma a quello del benessere, come dire, psicofisico o comunque sociale, incaricandosi di interessare una platea giovanile, togliendola di fatto dalla strada, e questo francamente non è poco. Ora, la grande preoccupazione che ci viene rappresentata dalle realtà locali e territoriali riguarda la sostenibilità di questa ripartenza, perché
le varie prescrizioni indicate, che riteniamo assolutamente giuste ed opportune, rappresentano però anche un onere supplementare, e quando questo aggravio di spesa riguarda delle discipline dovrei dire non meno praticate, ma sicuramente meno attraenti economicamente, allora la possibile insostenibilità di questi costi francamente ci spaventa. Le discipline, come ho detto, minori si svolgono, come lei sa, in strutture pubbliche, nella maggior parte dei casi, che sono gestite da istituti scolastici. Intanto c'è da verificare se questi dirigenti scolastici poi saranno propensi a consentirne l'utilizzo alle associazioni sportive, poi su chi ricadranno i costi di tutte le eventuali, anzi no, le obbligatorie sanificazioni. I comuni saranno in grado magari di assorbire tali costi? Io credo che nella maggior parte dei casi no, perché hanno situazioni di bilancio veramente precari. Insomma, c'è questa serie di preoccupazioni che voglio rappresentarle, di timori su questa riapertura. Però dalle sue parole ho colto veramente degli spunti molto positivi, ed è in base a questi che noi ritengo dobbiamo assolutamente accettare, perché indifferentemente sarebbe la morte del nostro sport. Quindi io davvero le auguro sinceramente buon lavoro, ministro Spadafora, e attendiamo fiduciosi i risultati. Grazie. Deputato Fusacchia, prego. Colleghi, per favore, c'è il penultimo intervento, un po' di silenzio. Prego. Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Mi perdonerà se non mi avventuro, non solo per questioni di tempo, nel dibattito sulla riapertura della serie del campionato di calcio. Io volevo dirle due cose. La prima riguarda lo sport di base, in particolare lo sport per i più piccoli. Qui c'è una preoccupazione diffusa, di cui abbiamo già parlato anche in commissione, che riguarda tante piccole società e associazioni sportive che fanno un lavoro importante con i bambini. Lei ha una storia su questo, ovviamente, che viene anche da prima della politica, quindi capisco le preoccupazioni e l'attenzione che inevitabilmente deve porre su questioni che hanno un impatto economico e di attenzione di milioni di italiani, come il campionato di Serie A, ma c'è una preoccupazione che riguarda le prossime settimane, i prossimi mesi. Aggiungo, nel momento in cui le scuole restano chiuse e la scuola non si fa carico di che cosa succede quest'estate, abbiamo bisogno che lo sport sui territori, insieme ai comuni e alle associazioni, diventi quel presidio non solo di educazione fisica, ma un presidio di socialità. Seconda cosa, e chiudo su questo, voglio chiudere da dove lei ha cominciato. È il momento, e quindi dal servizio civile, è il momento per strutturare un vero discorso con una prospettiva che sia minimo triennale, con una quota importante e stabile di almeno 50.000 volontari per 270 milioni di euro l'anno. Queste sono parole sue, quando ha risposto a un mio question time qualche giorno prima dell'esplosione della crisi del coronavirus. Ho apprezzato che non si è fermato il servizio civile, che ci sono comunque dei numeri importanti. Lei sta dando un consiglio ai ministri. Il miglior momento per fare questo lavoro strutturale sul servizio civile era a metà febbraio, quando mi ha risposto ministro Spadafora. Il secondo miglior momento è adesso, non è dopo, perché adesso ci dobbiamo occupare di ben altro comunque importante. Che paese vogliamo costruire dopo? Che ruolo vogliamo dare strutturalmente a questo servizio civile? Faccia in modo, questa è la mia preghiera, che il governo a partire da oggi pomeriggio e nelle settimane a venire trasformi strutturalmente il servizio civile. Grazie e buon lavoro. Grazie, deputato Rospi, prego. Colleghi, prego. Grazie, Presidente. Signor Presidente, mi rammarica constatare oggi che questo è un governo che considera la cultura un'attività di serie B. Scuole, teatri, palestre, tutte le attività culturali e sportive, che fine faranno, chi lo sa? Ministro Spadafora, lo sport è cultura. E come tale va considerato. Lo sport è una parte fondamentale della vita di tutti noi, sia di chi lo pratica a livello agonistico, sia di chi lo pratica a livello amatoriale, ma soprattutto lo sport è una parte fondamentale nell'educazione dei nostri ragazzi. E poi, Ministro,
lo sport non è solo la Serie A, le Olimpiadi, gli internazionali di tennis, che sono sicuramente importanti. Quando si parla di sport si parla anche delle migliaia di palestre e centri sportivi che oggi annaspano perché non possono più pagare i mutui, gli affitti dei locali, le bollette. Se non si interviene in maniera celere e concreta, più della metà di questi centri educativi non apriranno più. Signor Presidente, quando la politica purtroppo si piega alle regole della tecnica, il risultato è il caos, che è quello che stiamo vivendo oggi. Vuole un esempio? L'affermazione del ministro Spadafora: con un positivo in squadra, quarantena di squadra. Dopo chi si allena? Boh. Allora, per la stessa proprietà, un positivo nel governo, il ministro si levi il governo in quarantena. E poi, signor Presidente, il ministro parla di paradosso quando sostiene che la crisi è stata l'occasione di utilizzare risorse che altrimenti lo sport non avrebbe mai avuto. E per me il paradosso è che in un paese come l'Italia quelle risorse non vengano stanziate ogni anno, purtroppo. Avviandomi alla conclusione, voglio solo dire che i cittadini hanno bisogno di avere risposte chiare. Concluda. Su quando e su come potranno riprendere, ho concluso, in sicurezza le attività sportive. La politica, ministro, deve avere il coraggio di guardare oltre e agire non solo con scienza, ma anche con coscienza. Grazie. Grazie, è così esaurita l'informativa urgente. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2447A, conversione in legge del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno Lucaselli numero 16. Avverto che l'ordine del giorno Alessandro Pagano numero 86 è stato ritirato dal presentatore. Passiamo all'ordine del giorno Vizzini numero 17, su cui il governo ha espresso parere favorevole con riformulazione. Chiedo al presentatore se intende accettare tale riformulazione. Deputato Vizzini. Va bene. Vizzini, ciao. Sì, sì. Ha chiesto di parlare il deputato Butti sull'ordine dei lavori, mi dicono? A lei la parola, ci spieghi. Grazie Presidente, le dicono bene. Sull'ordine dei lavori, perché si è conclusa da poco una conferenza stampa tenutasi a Berna, durante la quale la ministra Keller-Sutter, che di fatto è la ministra della giustizia e della polizia della Confederazione Elvetica, ha ribadito
che la Svizzera non ha alcuna intenzione di riaprire tutte le frontiere con l'Italia. Ora, questo è un fatto di per sé scandaloso, perché sono settimane che personalmente, insieme anche ad altri colleghi, cerco di avere delle risposte da parte del governo. La Svizzera apre frontiere con tutti i paesi confinanti tranne che con l'Italia, e sono ben 70.000 i lavoratori frontalieri che dalla Lombardia e dal Piemonte ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare. Devono fare ore e ore di code in macchina per poter andare a lavorare. Non è possibile. Abbiamo sentito del sottosegretario Scalfarotto che ha bevuto un aperitivo con l'ambasciatrice elvetica per risolvere la questione due mesi fa e non è stato risolto. Immagino, chiedo scusa. Mi scusi, Presidente, concludo. Di una telefonata del presidente Conte. No, lei guardi, scusi, non ha esaurito il suo tempo, però la volevo invitare, non so se lei vuole chiedere che il governo venga a riferire, amico, insomma, a fare una proposta sull'ordine dei lavori. Il presidente Conte è intervenuto con la sua omologa per cercare di affrontare e risolvere il problema dei frontalieri. Allora noi chiediamo che o nelle commissioni competenti o in aula il governo venga a riferire, ma soprattutto risponda alle interrogazioni che giacciono in Parlamento. I frontalieri italiani sono lavoratori che pretendono rispetto. La ringrazio, deputato Butti, abbiamo ascoltato la sua proposta, l'ha ascoltato ovviamente anche il governo, e quindi assumeremo le informazioni del caso. Passiamo all'ordine del giorno numero 18, Caretta, con... A lei la parola, deputata Caretta. Prego. Accetto la riformulazione. Accetto la riformulazione. Ordine del giorno 19, Ciaburro. Accetta la riformulazione. Ordine del giorno 20, Mantovani, favorevole. 21, Furgiuele, favorevole. 22, Stefani. C'è una proposta di riformulazione. Qual è? Accetta. Accettata, benissimo. 23, Cecchetti, favorevole. 24, Cavandoli, favorevole. 25, De Martini, una proposta di riformulazione da parte del governo che viene accolta? Accetta. Sì. 26, Locatelli, favorevole con riformulazione. È accolta la proposta di riformulazione? No. Chiede di parlare? Sì. Prego. Deputata Locatelli, sì, a lei la parola. Presidente, scusi. No, non accolgo la riformulazione perché abbiamo chiesto a gran voce di dare qualcosa in più alle persone con disabilità. Abbiamo capito che nell'ambito di questa emergenza ci sono situazioni economiche devastanti. Le pensioni di invalidità e inabilità già nella norma non sono dignitose e rispettose della vita delle persone con disabilità che magari hanno anche dei lavori. Abbiamo notato che il governo li ha dimenticati e trascurati anche nei provvedimenti che sono stati presentati, e quindi noi chiediamo che non ci sia l'opportunità di valutare, ma chiediamo che vengano aumentate le pensioni di inabilità e di invalidità, perché non sono dignitose e rispettose della vita umana, non sono sufficienti per poter far fronte alle spese anche aumentate rispetto alla grave emergenza, al recupero di dispositivi di protezione, di disinfettanti, al fatto che bisogna muoversi con delle difficoltà. E quindi chiediamo al governo di impegnarsi più seriamente su questi temi, perché non vediamo traccia di un impegno, di un'inclusione reale per le persone con disabilità. La ringrazio, deputato Locatelli. Pongo dunque in votazione ordine del giorno numero 26. La votazione è aperta. Parere contrario da parte del governo. L'OSS non riesce a votare. Rimane
Rizzone non riesce a votare. Rizzone ha votato? Rizzone no. No, non ha votato Rizzone ancora. Sta arrivando Nobili. Aspettiamo, c'è il deputato Nobili che sta prendendo posizione. Dice anche Serra che sta... Serra. Ecco, ha votato. Serra ha votato. Ci siamo? No, manca Rizzonervo. Rizzonervo non riesce a votare adesso. Perfetto, la votazione è chiusa. La Camera respinge. Chi è che non riesce? Ho capito. Passiamo all'ordine del giorno numero 27, Tiramani. C'è una proposta di riformulazione da parte del Governo. Viene accettata? Deputato Donzelli, mi dica. Su cosa? Sull'ordine dei lavori. Prego. Io avevo chiesto di poter votare perché non funzionava da qua sopra il portale, mi stavano aiutando i commessi a entrare nel portale per il voto precedente. Le ho chiesto, ma avete visto e avete fatto la votazione lo stesso. Chiedo quindi che di poter risultare presente alla votazione precedente e di poter segnare il voto. Grazie. Presente no, lo ha detto, resta verbale. Guardi, mi pare del tutto evidente che non è stato visto, altrimenti avremmo interrotto la votazione e l'avremmo replicata. Quando ci siamo accorti, purtroppo era troppo tardi. In ogni caso, lei ha la piena disponibilità a segnalare il proprio voto e quindi il voto sarà registrato a prescindere. Stavamo all'ordine del giorno. Non ha votato, però ha segnalato che non ha potuto votare. Siamo all'ordine del giorno 27, Tiramani. C'è una proposta di riformulazione. Accetta, ok. Accettato, va bene. 28, Gerardi. Accolto come raccomandazione, va bene. 29, Zicchieri. C'è una proposta di riformulazione. Va bene, l'accetta. Numero 30, Gobbato. Proposta di riformulazione da parte del Governo. Chiede di parlare, a lei la parola. Non la vedo. Grazie, grazie Presidente. Sì, prego, a lei. Allora, possiamo comprendere la valutazione sui vincoli di bilancio, ma la riformulazione a valutare l'opportunità di, dopo più di due mesi, no, è davvero inaccettabile. La non garanzia di inserire nel prossimo provvedimento utile un sostegno concreto per gli asili nido privati e convenzionati dimostra quanto evidentemente questo governo sottovaluti la grave situazione nella quale si trovano queste strutture e le ripercussioni che potrebbero esserci su tutta l'offerta nazionale. Asili costretti a chiudere il 24 febbraio, attività che rivestono un ruolo socioculturale, educativo e di sostegno alle famiglie straordinario e fondamentale, senza aiuti tangibili e linee guida chiare, queste strutture rischiano di non aprire. Non dobbiamo dimenticare che gli asili nido privati e convenzionati coprono il 70% dell'offerta nazionale. Quindi, a livello numerico, sopperiscono alle carenze della rete dei servizi pubblici. Capite bene che si rischia di creare un vuoto nell'offerta di un servizio che è essenziale. Il governo continua ad ignorare il grande contributo che queste strutture danno alle famiglie, ai lavoratori, ai genitori e all'intero paese. Per l'ennesima volta non solo il governo non dà risposte e soluzioni concrete ed immediate, ma non ha intenzione di farlo nemmeno nel breve periodo. E francamente questo secondo noi è vergognoso. Quindi no, non accettiamo la riformulazione e chiediamo che venga messo in votazione. La ringrazio. Chiesto di parlare il deputato Iezzi. Iezzi. Grazie. Ma io volevo sostenere le argomentazioni della mia collega. Davvero non si comprende come ancora ci possa essere proposta la riformulazione a valutare. Cioè sono passati tre mesi da quando queste realtà non possono più lavorare e non possono più rimanere aperti.
E quindi davvero io mi chiedo cosa abbiate ancora la necessità di valutare, cosa abbiate ancora la necessità di capire e di comprendere. Io vengo da una città, da un capoluogo come Milano, che avrà grandi problemi da qui a qualche mese, perché il rischio è che con le chiusure di adesso questi asili nido privati e convenzionati abbiano dei grossi ammanchi nei propri bilanci. Questo vuol dire, lo dico non solo ai parlamentari eletti a Milano ma anche a tutti gli altri, vuol dire che rischiano di non aprire neanche nei mesi dopo l'estate. Questo vuol dire che sulla rete assistenziale pubblica arriverà un peso, una mole di richieste, di esigenze da soddisfare che non sarà possibile per il pubblico soddisfare. E allora davvero non si riesce a comprendere come il governo non capisca la necessità urgente e impellente di mettere mani al portafoglio e di dare un aiuto a queste realtà. Io davvero non riesco a capire come dopo 3 mesi si sia ancora qui con un esponente del governo. Ovviamente non ne do colpa a lei, però è lei, è qui oggi con questo ingrato compito. Come il governo non riesca ancora a capire come si deve comportare di fronte a questa realtà. È per quello che giustamente sì, la mia collega ha detto che era accettabile i richiami al bilancio e alle necessità di bilancio, ma non a valutare l'opportunità di. Sono passati 3 mesi, queste realtà non hanno i soldi sul bilancio, hanno perso delle entrate e rischiano di chiudere anche a settembre-ottobre. E i bambini che oggi vanno negli asili nido privati e convenzionati, se queste realtà chiudono domani a Milano come in altre realtà, dove andranno? E questa è la domanda alla quale dovreste dare una risposta. E io davvero non riesco a capire come da parte vostra, di fronte a questa realtà, a questa esigenza che è concreta, che è ritagliata nella vita delle persone reali, che dovranno, quei genitori che avranno la fortuna di andare a lavorare, non sapranno dove mettere i propri figli e i propri bambini, come da voi ci possa essere come unica risposta l'indifferenza totale. Beh, io credo che un governo non possa mai mostrarsi indifferente di fronte alle richieste delle persone, dei cittadini e in questo caso di tante famiglie. Ringrazio deputato Iezzi, pondo dunque in votazione l'ordine del giorno numero 30 Gobbato, con parere contrario del governo, la votazione aperta. Nessuno, c'è qualcuno che... Luca Selli non riesce a votare. Donzelli ha votato piuttosto? Marin. Luca Selli ha votato. Marin? No, ha votato adesso. Marin ha votato. Luca Selli, se ci fa un cenno. Sì, sì, già l'ha fatto. A posto, la votazione è chiusa. La Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno numero 31 Garavaglia, che è approvato, accolto con parere favorevole del governo. Zoffili 32. Con una proposta di riformulazione, lasciamo la parola al deputato Zoffili, prego. Anche Russo vuole parlare. Grazie Presidente. Allora, il governo su questo ordine del giorno dice che è favorevole, ma vuole valutare l'opportunità di, aggiungo, di aprire o non aprire gli studi dei tatuatori. I tatuatori è una categoria di persone che lavorano, sono, pensate, 7.000 imprese in Italia, è un settore che vale circa 300 milioni di euro. E la peculiarità, signor Presidente, è che negli studi dei tatuatori, già prima, sottosegretario Zampa, dell'emergenza Covid, si lavorava in totale sicurezza, con i guanti, con la mascherina. Chi fa un tatuaggio è un singolo di fronte al tatuatore, anche lo stesso vale per chi vuole fare un piercing, e non riusciamo a capire perché questo governo si ostina a voler tenere a casa queste 7.000 imprese che contano anche altri dipendenti, che contano delle famiglie,
Io ho scoperto il mondo dei tatuatori, non ho un tatuaggio ma me lo farò assolutamente presto. In quest'aula ci sono dei colleghi deputati, grazie, ci sono dei colleghi deputati che ce l'hanno, e il tatuaggio è un'arte antica come l'uomo, che merita rispetto, e dietro i tatuatori ci sono delle famiglie. Io ho scoperto da vicino questa problematica di queste persone che vogliono lavorare attraverso un mio compagno di scuola che mi ha telefonato e mi ha detto: io non studio, ho anche dei dipendenti, ho dei bimbi a casa e voglio lavorare. Noi lavoriamo già in sicurezza, vogliamo poter continuare a farlo. E l'unica difficoltà, signor Presidente, per suo tramite al Governo e al Sottosegretario, dicevo, queste persone lavoravano già in sicurezza, l'unica difficoltà magari sarà riuscire a trovare quelle mascherine che il commissario Arcuri ha promesso a 50 centesimi e che sono introvabili nei nostri territori, soprattutto nella nostra Lombardia martoriata dall'emergenza coronavirus, così come i guanti sono introvabili nei nostri negozi e nei supermercati. Quindi chiediamo al Governo di rivedere il parere, e non so le consuetudini della Camera perché sono un nuovo deputato, la mia prima legislatura, la 18ª, se può magari anche dire una parola adesso il sottosegretario Zampa, il parere deve essere rivisto e favorevole, senza tentennamenti. Facciamo lavorare queste 7.000 persone, e se non cambia il parere il Governo, diamo la parola a ogni deputato, diamo la parola al Parlamento e tutti insieme. Faccio un appello alla maggioranza, al Partito Democratico, a Italia Viva, all'opposizione: mandiamo a lavorare almeno queste 7.000 persone. Il mood della Lega è ripartire in sicurezza, questi erano già in sicurezza già da prima. Mandiamo a lavorare i tatuatori e chi fa i piercing, grazie. E così come loro ci sono un sacco di altre categorie che vogliono ripartire. Ringrazio il deputato Zoffi, grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Russo, ne ha facoltà. Prego, lei la parola. Grazie Presidente. L'emergenza Covid-19 ha reso ancora più evidente la necessità di una norma che chiarisca e definisca anche il ruolo e la professionalità dei tatuatori stessi. Credo che sia giunto il momento, all'esame di questo Parlamento, delle commissioni congiunte attività produttive e affari sociali, sono più proposte di legge in questo senso, che finalmente ne definiscono e caratterizzano il ruolo, la posizione. Il rischio è sempre di altalenare tra i massaggiatori e i terapisti, tra funzioni tra i parrucchieri e i barbieri, funzioni tutte non specifiche rispetto alla professionalità che questa categoria viceversa sa esprimere e può esprimere. Concordo appieno con quanto è stato detto dal collega che mi ha preceduto, perché obiettivamente lavorano e operano in sicurezza, forse talvolta meglio e più degli stessi colleghi medici. Hanno un modello di approccio al cliente che è un modello di straordinaria protezione. Ora, suggeriamo ulteriori indicazioni, come da loro stessi sono state offerte. Hanno formulato un protocollo, hanno suggerito un'indicazione, hanno insomma chiesto soltanto di poter operare in condizioni di assoluta sicurezza, anche per evitare quel fenomeno che abbiamo registrato sul web in questi mesi dell'abusivismo. Abbiamo trovato sul web foto di soggetti con la scritta Covid-19, e quello è il fenomeno peggiore. L'abusivismo significa casa per casa, in luoghi insalubri, in condizioni igieniche vergognose. Quella è la cosa che dobbiamo combattere. Per combattere quella cosa
dobbiamo consentire a questa categoria di professionisti di poter operare in condizioni di sicurezza. Per questa ragione, Presidente, attraverso di lei chiederei da una parte al Governo di valutare un'eventuale modifica del parere, ma sempre attraverso di lei chiederei al collega presentatore di questa, di questo ordine del giorno, di accogliere anche la mia firma. La ringrazio. Deputato Russo, ha chiesto di parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. Prego, lei la parola, deputato. La ringrazio, Presidente, ma brevemente, perché ieri mi era capitato di provare a muoverci sulla linea del buonsenso. Io credo che abbia ragione il collega che ha presentato questo ordine del giorno. Chi di noi ha fatto dei tatuaggi sa perfettamente che quando questi vengono fatti in modo regolare, ma d'altra parte, come ricordava il collega Russo, quando vengono fatti in modo irregolare o abusivo, senza le normali norme di garanzia e di sicurezza, purtroppo è abbastanza incontrollabile, bisogna soltanto che accada del pizzicarli e poi eventualmente, come in qualunque altra attività, punirli. Ma la stragrande maggioranza di coloro che operano i tatuaggi lo fanno esattamente con tutte quelle norme di sicurezza che noi stiamo introducendo adesso per altre attività e rispondono alla stragrande maggioranza dei requisiti, lo dico rivolgendomi a una persona che so sensibile e attenta com'è la sottosegretaria Zampa, che già adesso se applicassero il loro modello precedente al Covid starebbero secondo me molto all'interno e molto in maniera più avanzata all'interno delle norme di sicurezza. Peraltro vorrei soffermarmi sul fatto che non stiamo prevedendo una norma di legge dentro un decreto legge, stiamo magari con un ordine del giorno non valutare l'opportunità, ma di dire al Governo, visto che dovrà fare dei provvedimenti nei quali probabilmente delle ulteriori indicazioni sulla sicurezza per determinate attività vengono date, magari di riflettere sul fatto che in maniera un po' frettolosa si è pensato di uniformare questa a qualunque altro tipo di categoria, o solo per il fatto che sono 7.000, magari li lasciamo indietro, quando invece loro potrebbero essere avanti perché già applicano molte di quelle norme di sicurezza. Quindi la riflessione che faccio e l'invito che faccio al Governo, sempre nell'ambito della possibilità, non mi sembra una cosa rivoluzionaria, è un ordine del giorno che semplicemente chiede al Governo di considerare bene la specificità di persone che già operano in sicurezza e non tenerle in fondo alla categoria. Grazie. Grazie a lei, deputato Giachetti. Ha chiesto di parlare il deputato Mollicone. Ne ha facoltà. 30 secondi, Presidente. A 30 secondi. No, Presidente, avevo rinunciato. Montaruli, credo. Prima della deputata Montaruli c'è un richiamo al regolamento? Deputato Ziello, che ha precedenza, quindi le lascio la parola, ovviamente ce lo circostanzi cortesemente, prego. Sì, grazie Presidente, faccio un richiamo all'articolo 37, comma 1 del regolamento, che dice che i rappresentanti del Governo hanno facoltà di parola ogni qualvolta lo richiedono. Secondo me questo ordine del giorno ha aperto un dibattito importante. Il settore del tatuaggio, come è stato ricordato, vale circa 400 milioni di euro e crediamo che in un momento particolare come questo ci sia bisogno di dare una spinta propulsiva al nostro settore economico e questo settore dove già i lavoratori lavoravano in completa sicurezza, come ha ricordato il collega Giachetti poc'anzi, debbano avere il diritto sacrosanto di poter tornare a lavorare come faranno a breve anche i parrucchieri, i ristoratori. Deputato Ziello, le chiedo scusa, ma lei non sta facendo un richiamo al regolamento, sta facendo un intervento di merito. Al sottosegretario, no, gli ho fatto un richiamo al regolamento abbastanza contestualizzato. No, l'articolo 37 richiama l'articolo della Costituzione italiana. Il Governo può parlare quando desidera. Lei gliel'ha ricordato, bene, la ringrazio, però non può fare un intervento di merito. Grazie. La parola alla deputata Montaruli, prego. Grazie Presidente. Anche Fratelli d'Italia ha presentato un ordine del giorno in merito che ricalca quello dei colleghi della Lega, a cui prego di voler accettare anche la mia firma. Ed è l'ordine del giorno numero 92. Questo perché credo che se ci spogliamo un attimo da magari certi pregiudizi che in questo momento vedevo in alcuni esponenti della maggioranza fare anche dei gesti come se noi ci comportassimo nei confronti di questa categoria come se fosse una categoria di lavoratori figlia di un dio minore, in realtà questi lavoratori adottano delle misure di sicurezza che già in una situazione ordinaria
hanno dei protocolli esattamente come quelli che in questo momento il governo sta proponendo a tante altre categorie. Usano già la mascherina, fanno già di fatto distanziamento perché non permettono all'interno dei propri locali molte volte di far entrare più di una persona. Nel momento in cui tatuano, infatti, c'è solo il tatuatore e sostanzialmente il cliente. Usano tutte le norme igieniche possibili e immaginabili. Devo dire che questa categoria è stata di fatto dimenticata in realtà, e noi oggi ci troviamo a dover compensare in realtà una dimenticanza, perché nei vari codici Ateco che si sono susseguiti nei vari DPCM, questo codice Ateco che fa riferimento alla categoria dei tatuatori non è comparso, e quindi loro in realtà sono al centro di una dimenticanza, di un vuoto. Non possiamo dimenticare questa categoria di lavoratori, non possiamo e non dobbiamo, perché dobbiamo dare risposte in realtà a tutti. Ringrazio il collega Giachetti per aver voluto anche dai banchi della maggioranza dare un'attenzione rispetto a questi ordini del giorno. Chiedo quindi, senza andare oltre poi successivamente nella discussione del mio, di poter valutare per entrambi gli ordini del giorno un parere pienamente positivo. Al terzo settore completamente lì. La ringrazio, deputata Montaruli. Tanto vorrei chiedere cortesemente, lo hanno già fatto i commessi per nostro conto, al deputato Sgarbi di prendere posizione rispettando le regole del distanziamento e tutte le regole che ci siamo dati, perché qui siamo tutti uguali. Vittorio Sgarbi dovrebbe cortesemente, ci sono delle posizioni disponibili libere, mi pare nel terzo settore ci segnalavano. Grazie. La deputata Montaruli ha parlato, mi pare che il governo non abbia nulla da aggiungere, la proposta di riformulazione non è stata accolta, quindi pongo in votazione l'ordine del giorno numero 32, a firma Zoffili, Russo, Stefani, chiede di parlare il deputato Stefani. Prego, a lei la parola allora. Sì, grazie Presidente, mi associo alle dichiarazioni di precedenti colleghi che sono intervenuti, ma voglio ricordare che come per i tatuatori, per i parrucchieri, per i centri estetici, queste sono tutte attività, e dobbiamo ricordarlo nella discussione di questo ordine del giorno, che a differenza di altre che magari in qualche modo hanno potuto aprire i battenti, hanno dovuto resistere con 600 euro al mese, anticipando la cassa integrazione ai loro dipendenti, pagando spese vive, pagando spesso gli affitti dei propri saloni, perché ricordiamo che è un credito d'imposta al 60% e non è un'esenzione dell'affitto. Io ho incontrato tantissimi tatuatori, tantissimi saloni, tantissimi centri estetici che in questi giorni hanno vissuto giorni drammatici, e faccio un appello al governo: fate presto a riaprire, a dare le linee guida, i protocolli sanitari per riaprire, perché non possiamo aspettare il ministro Boccia che ci viene a dire che i protocolli sanitari non sono ancora pronti. Avete avuto mesi per preparare questi protocolli sanitari, avete avuto mesi per preparare questi protocolli sanitari, e una task force del genere doveva già averli preparati. Ci sono persone che hanno bisogno di lavorare, che aspettano da mesi di lavorare, e voi avete il dovere politico e amministrativo di dare delle risposte. Approviamo questo ordine del giorno e date un segnale a tutta l'Italia che la gente ha voglia di lavorare e che voi date loro il diritto e la possibilità di farlo. Grazie. Grazie. Non ci sono altre richieste di intervento. Pongo dunque in votazione l'ordine del giorno 32 Zoffili, comprare il contratto del governo, la votazione è aperta. Mi pare che non ci siano richieste di soccorso, sì?
Dienis al miglior posto. Dienis sta guadagnando la sua posizione, la aspettiamo. Deputato Marco Di Maio. Non riesce a votare, deputato Di Maio? Ci siamo? A posto. Non ci sono altre richieste? La votazione è chiusa. La Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno numero 33, Formentini. C'è una proposta di riformulazione da parte del Governo. È accolta. Ordine del giorno numero 34, Planger, favorevole. 35, Pettarin. Deputato Pettarin, sull'ordine del giorno 34, prego, lei la parola. Presidente, solamente per chiedere di essere autorizzato a sottoscrivere l'ordine del giorno 34, grazie. Perfetto, la ringrazio e ribadisco che il Governo ha dato parere favorevole, quindi passiamo all'ordine del giorno numero 35, Maccanti, parere favorevole. Numero 36, Labriola, c'è una proposta di riformulazione che viene accolta. Numero 37, Ruffino, c'è una proposta di riformulazione. La deputata Ruffino sta guadagnando la posizione dei microfoni. Eccoci qua, a lei la parola. Aspetti che non la sentiamo. Grazie. Ecco. Signor Presidente, penso sull'ordine del giorno numero 37 a mia firma sia impossibile accettare la riformulazione che recita compatibilmente con i vincoli di bilancio. Quest'ordine del giorno riporta un tema che preoccupa gli amministratori e le famiglie ed è quello legato al trasporto pubblico locale, dal trasporto scolastico. Sono portata a pensare, signor Presidente, e per suo tramite alla rappresentante del Governo, e lo dico in modo accorato, che allora ci potranno essere dei rincari su questo tipo di servizio, semplicemente perché i vincoli di bilancio potrebbero non postare risorse sufficienti. Oggi 13 maggio noi non sappiamo come si formeranno le classi, non sappiamo come si svolgerà il trasporto per i nostri alunni, in particolare per quelli che provengono da zone più disagiate. Ma sta capitando un altro fatto gravissimo: si sta nuovamente limitando la libertà delle famiglie che ancora non sanno dove, in funzione del trasporto pubblico, potranno iscrivere i loro figli, soprattutto per la scuola superiore, per chi ovviamente arriva da fuori zona. Penso che questo fatto sia inaccettabile ed allora non posso esimermi dal fare un grande applauso al collega Tiramani per ciò che ha fatto nel suo comune a Borgo Sesia di fronte alle mancate risposte del governo. Il collega si è attivato e ha offerto ai propri cittadini un servizio. Significa che anche per il trasporto scolastico i cittadini si dovranno organizzare, i genitori, per garantire ai propri figli l'accesso alla scuola. Ma sappia anche, signor Presidente, per suo tramite al governo, che non siamo neppure in grado di dare delle garanzie ai titolari di trasporto pubblico. Allora io penso che il governo ci debba delle risposte. Io credo che i nostri concittadini, tornando a casa, debbano sapere che cosa succederà a settembre. Troppi punti interrogativi, e ritengo anche che per dignità di parlamentare sia inaccettabile una riformulazione di questo genere. Grazie. Grazie a lei, deputata Ruffino. Non ci sono altre richieste di intervento. Pongo quindi in votazione l'ordine del giorno numero 37 con parere contrario del governo. La votazione è aperta.
Abbiamo votato tutti? No? Miceli, il deputato Miceli non riesce a votare. Vediamo la sua mano. Ci dice che ancora non riesce a votare. Non ci siamo, quindi se i tecnici non riescono a sbloccare la posizione, temo che dovranno raggiungerlo. Il tecnico sta arrivando. La votazione è chiusa. La Camera respinge ordine del giorno numero 38 Napoli, parere favorevole. Ordine del giorno 39 Butti, favorevole con riformulazione. Che viene la parola al deputato Butti, prego. Presidente, grazie. Innanzitutto desidero scusarmi con lei per la concitazione con cui sono intervenuto poco fa. Lei sa che non è il mio stile, però la pazienza è francamente colma. Venendo invece a questo ordine del giorno, io l'avevo già anticipato all'onorevole sottosegretario questa mattina in tempi non sospetti, erano le 9.05, intervenivo per l'illustrazione e le avevo spiegato che non avrei accettato una riformulazione di rito con la solita frasetta a valutare l'opportunità di. Qui non c'è da valutare l'opportunità di intervenire, qui occorre oggettivamente intervenire e farlo anche in fretta. Semmai, se proprio dobbiamo parlare di opportunità, sono quelle che il governo dovrebbe sfruttare e che sono messe a disposizione nostro malgrado dalla pandemia che stiamo vivendo. Cioè voi dovete tesaurizzare quello che di nuovo, quello che di inedito accade e cercare di disciplinare questi nuovi scenari. Ma insomma, cosa vuol dire valutare l'opportunità di promuovere la sicurezza informatica? La sicurezza informatica va garantita, punto, punto e basta, sia per la pubblica amministrazione, sia evidentemente per le aziende private. Onorevole sottosegretario, lei sa che non più tardi di qualche mese fa noi abbiamo votato in Parlamento un provvedimento importante che riguardava il perimetro di sicurezza nazionale e quel provvedimento ha ottenuto l'astensione da parte della minoranza come un atto di fede rispetto a quello che poi avreste dovuto fare in seguito. Quindi come si può pensare oggi di valutare l'opportunità di garantire la sicurezza informatica oppure di valutare l'opportunità per quanto riguarda l'adeguamento della materia del diritto del lavoro per le nuove tipologie professionali? Ma come potete pensare? Io spero che in una sorta di resipiscenza lei voglia veramente rivedere il suo parere e trasformarlo in parere favorevole. In caso contrario chiederemo la votazione all'Aula e chiederemo che il governo e l'Aula si assumano la responsabilità di dire no o sì a quanto noi abbiamo appena sostenuto. Ringrazio deputato Butti. Non ci sono altre richieste di intervento, pertanto pongo in votazione l'ordine del giorno numero 39 con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Abbiamo votato tutti, non vedo mani alzate. Federico. Deputato Federico? A posto. Possiamo chiudere? No, deputata Lucaselli? Ci siamo? Si capisce. La votazione è chiusa.
La Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno numero 40, De Carlo, con una proposta di riformulazione che viene accolta. Ordine del giorno 41, Prisco. Proposta di riformulazione accolta. Ordine del giorno 42, Cagliata. Proposta di riformulazione. Prima tribuna a destra, chiede di parlare. La parola al deputato Cagliata. No, Presidente, non posso accogliere questa richiesta di riformulazione. Non la posso accogliere per dignità e non la posso accogliere per rispetto a tutte quelle categorie che da mesi aspettano da questo governo delle risposte e a cui oggi noi non possiamo dire ci impegniamo a valutare l'opportunità di. Questo è un atteggiamento ignavo, signor Presidente. Ignavo vuol dire colpevole di viltà di fronte alla responsabilità del proprio Stato. E allora chi vuole governare deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni e non deve avere la viltà di rifuggire alle proprie responsabilità. Vede, signor Presidente, ci viene detto da molti giorni che c'è l'urgenza di emanare dei DPCM. Noi abbiamo anche capito questa urgenza fino a un certo punto, ma non capiamo come oggi non ci sia la stessa urgenza di fronte a probabili aperture il prossimo lunedì di emanare dei protocolli sanitari condivisi che diano ai nostri commercianti, ai nostri professionisti, ai nostri estetisti, ai nostri parrucchieri, ai nostri ristoratori la certezza di poter riaprire rispettando un protocollo sanitario. E allora, se il governo non vuole assumersi questa responsabilità, perché probabilmente non sa come fare questi protocolli sanitari e probabilmente non sa come fare questi protocolli sanitari anche tutte le task force che hanno nominato, allora fatevi aiutare dalle associazioni di categoria, fatevi aiutare da tutti coloro che quella attività la devono svolgere e che potranno darvi degli utili consigli su questi provvedimenti che vanno emanati. Noi capiamo la necessità di ponderare la sicurezza sanitaria, ma questa sicurezza sanitaria va ponderata con chi tutti i giorni quell'attività la deve esercitare. E non potete pensare di emanare protocolli sanitari senza mai essere entrati in un ristorante o senza mai essere stati su una spiaggia. Perché queste persone che lavorano tutti i giorni vi possono insegnare come si fa il loro lavoro. Grazie, Presidente. Grazie a lei, deputato Cagliata. Non ci sono altre richieste di intervento, pertanto pongo in votazione l'ordine del giorno numero 42. La votazione è aperta. Mi pare che ci siamo tutti, non ci sono mani alzate. Ricordo ai colleghi deputati che non si può mangiare e bere in aula. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Ordine del giorno numero 43. Ha chiesto di parlare il deputato Zucconi. C'è una proposta di riformulazione da parte del Governo. Sì, grazie Presidente. Solo per dire che accetto una riformulazione che attesta da parte del Governo un cambiamento nella disponibilità a valutare di evitare l'uso improprio dei DPCM. Grazie. Pertanto la proposta di riformulazione è comunque accolta. Passiamo dunque all'ordine del giorno 44. Il parere del Governo è favorevole. 45. Mollicone, favorevole. Il precedente ordine del giorno l'avevo chiamato per numero, ma non avevo detto che il primo firmatario era
il deputato Ciro Maschio. Sul 45 invece Mollicone, nonostante ci sia il parere favorevole del governo, vuole la parola? Comunque ha quasi esaurito il suo tempo, prego. Prego. Però solo se lo vuole far votare, altrimenti non avete... Solo sì. Se lo vuole far votare, eh? Altrimenti... No, solo per dire che accettiamo e che siamo soddisfatti. Ordine del giorno 46, Baldini, parere favorevole da parte del governo. De Idda 47 con proposta di riformulazione che viene accolta. Chiede di parlare? No. Accolta la proposta di riformulazione da parte del governo, quindi il 47 è andato. Abbiamo l'ordine del giorno 48, Meloni, su cui chiede di parlare il deputato Foti. No, il deputato Prisco, mi correggo. A lei la parola, deputato Prisco. Sì, grazie Presidente, per suo tramite mi rivolgo al sottosegretario. Chiedo scusa, il parere del governo l'avevo messo, è contrario su questo ordine. Mi rivolgo però, al sottosegretario per suo tramite, signor Presidente. Deputato Prisco, chiedo scusa, l'indicazione del deputato Foti forse era pertinente, perché lei non può parlare avendo già svolto due interventi e avendo già esaurito il suo tempo. Verifichiamo. Ha parlato sull'ordine del giorno numero 7 e sull'ordine del giorno numero 14, qui è tutto registrato. Le chiedo scusa, la parola al deputato Foti come inizialmente concordato. Prego. Scusi Presidente, io penso che siamo di fronte ad una decisione che è politica da parte del governo, ma che è anche tecnicamente sbagliata da parte del governo. Vede, pochi istanti fa il collega Zucconi ha giustamente accolto la riformulazione dell'ordine del giorno da lui presentato. Un ordine del giorno che, signor Presidente, contiene un giudizio di merito sui decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati a seguito di decreto legge. Perché l'ultimo capoverso delle premesse dell'ordine del giorno accolto dal governo testualmente recita: l'utilizzo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ad avviso del firmatario del presente atto risulta improprio e illegittimo. Quindi il governo ammette che fino ad oggi ha posto in essere degli atti amministrativi impropri ed illegittimi a seguito di decreti legge. Ma la questione è un po' più sottile, perché a questo punto passiamo dalle dichiarazioni di un tempo delle leggi ad personam agli ordini del giorno contra personam. Perché se non fosse stata prima firmataria l'onorevole Meloni di questo ordine del giorno, almeno il governo la mossa di dire applichiamo la stessa riformulazione proposta per il collega Zucconi, e cioè a valutare l'opportunità di, la doveva fare tutta, perché si sarebbe letto testualmente: impegna il governo a valutare l'opportunità di non intervenire sull'esercizio delle libertà fondamentali dei cittadini né con lo strumento del decreto legge né tantomeno attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o singoli ministri, e a sottoporre alla preventiva approvazione parlamentare ogni provvedimento che contempli una possibile limitazione di diritti e libertà fondamentali. E quanto si è detto nella discussione di ieri è la premessa da cui è partito l'onorevole Ceccanti allorquando, sostenendo la validità della riformulazione presentata dal governo agli emendamenti al riguardo, diceva: con questo emendamento limitiamo il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ebbene, il governo cosa dice? Dice semplicemente questo: se la richiesta la fa l'onorevole Zucconi e l'onorevole Zucconi dice che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è illegittimo, va bene.
Se l'è richiesta la formula in modo decisamente diverso, ma di uguale contenuto, l'onorevole Meloni diventa un caso di Stato e bisogna esprimere parere contrario. E allora scusatemi, ma non ci può essere una contraddizione in termini di questo tipo. Signor rappresentante del governo, ne bis in idem, questo è il problema. Noi riteniamo fondamentale che a questo punto almeno il governo dica che fa la proposta di riformulazione, perché sull'ordine del giorno dell'onorevole Zucconi neanche vi siete preoccupati delle premesse, che erano forse le uniche che avreste dovuto leggere. Nell'ordine del giorno dell'onorevole Meloni vi siete limitati a leggere, e aggiungo difficilmente a comprendere, un dispositivo che è un dispositivo chiarissimo, che è un dispositivo che non va contro legge, che è un dispositivo che rispetta la legge e la Costituzione. Quindi io chiedo, signor Presidente, prima di passare al voto, che il governo quantomeno faccia la proposta di riformulazione, poi la proponente deciderà sul punto. La ringrazio, deputato Foti. Ha chiesto di parlare il deputato Vittorio Sgarbi, a facoltà. Onorevole Presidente, se la cultura, il pensiero, la letteratura hanno ancora credito, devo ricordare che qualche giorno fa, e oggi anche in Francia, è stato presentato un appello al Presidente della Repubblica firmato da Bernard Henri Lévy, da Tar Benjaloun, da Peter Markaris, da Giulio Giorello, persone il cui pensiero va rispettato e ascoltato con attenzione, al di là dei principi costituzionali che hanno indotto in questa lettera a fare riferimento al presidente Cartabia, al presidente Cassese, al grande scrittore premio Nobel Vargas Llosa e alla responsabile per i diritti umani dell'ONU Michelle Bachelet. Mi pare che siano persone che andrebbero ascoltate nel chiedere il ripristino dei diritti costituzionali e la fine del fascismo e di una milizia che interrompe la normale vita delle persone, impedendo loro, per esempio, di stare all'aria aperta. Trovo quindi molto lodevole che con uno spirito democratico e culturale il presidente Meloni abbia scritto quello che è oggi motivo di un Red Rationem. Occorre che il governo risponda e smettano attitudini totalitarie e criminali contro i cittadini. Quelle formule non possono non essere condivise da ogni parte di questo Parlamento, in nome anche di quegli scrittori il cui nome è oggi nella lettera al Presidente della Repubblica. Pur riconoscendo l'attuale fase che sta vivendo l'Italia, il chiaro carattere dell'emergenza, rimane comunque il fatto che anche la legislazione dell'emergenza deve preoccuparsi di rispettare i principi dello Stato di diritto e quindi il carattere fortemente limitativo delle misure previste per il contenimento dell'epidemia imporrebbe la promulgazione di una legge o comunque di un atto normativo di rango primario. Parole perfette e democratiche che ognuno di noi dovrebbe ritenere proprie. Al contrario, il decreto legge è fonte di rango secondario e l'adozione per sua delega di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevedono la compressione di diritti fondamentali è palesemente incostituzionale. Va denunciato ad alta voce dall'Europa. Io non credo che possiamo sottovalutare una parte di posizioni assunte da ogni parte del mondo rispetto alle Costituzioni che in Italia sono violate come in nessun altro paese. La compressione dei diritti fondamentali è palesemente incostituzionale, stante il fatto che proprio la Costituzione opera una chiara riserva sui leggi su tali aspetti. Allora, se queste parole sono così precise, cosa continuiamo a fare qui contro l'evidenza, portando le penose mascherine imposte da un grande affare di multinazionali, 660 milioni di mascherine andando verso l'estate, quando i segnali, per esempio oggi a Roma, dicono contagi zero, morti zero. Vogliamo vedere la realtà e togliersi la maschera? O dobbiamo dare agli italiani l'immagine di essere
ipocriti, falsi, bugiardi nel tentativo finto di riparare la loro vita e di impedire che riprenda la vita normale in nome della Costituzione. Credo che la Meloni abbia fatto un gesto alto e debba essere sottoscritto da tutti. La ringrazio, deputato Sgarbi. Non ci sono altre richieste di intervento. Pongo dunque in votazione l'ordine del giorno numero 48, Meloni, con parere contrario da parte del governo. Votazione aperta. Non ci sono richieste di intervento, pertanto dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge l'ordine del giorno numero 49 o snato. C'è una proposta di riformulazione, chiede, viene accolta. Ordine del giorno numero 50, Gemmato, il parere del governo è favorevole. Ordine del giorno 51, Foti, c'è una proposta di riformulazione che viene accolta. Ordine del giorno 52, Boldi, c'è una proposta di riformulazione che viene accolta. Il 53 è stato ritirato, Gelmini. 54, Mammì, c'è una proposta di riformulazione che viene accolta. 55, Janaro, favorevole. 56, Baroni, favorevole. 57, Nesci, favorevole. 58, Trizzino, favorevole. 59, Tripodi, favorevole. 60, Laimo, favorevole. 61, Martinciglio, favorevole. 62, Amitrano, favorevole. 63, Galizia, favorevole. Il 64, Battelli, viene accolto come raccomandazione, suppongo vada bene. 65, Maraia, c'è una proposta di riformulazione che viene accolta? Non vedo, sì, affermativo. 66, Tuzzi, favorevole. 67, Casa, favorevole. 68, Vacca. Chiedi la parola, Vacca. Vacca, il deputato. A lei la parola, deputato Vacca, prego. Il suo ordine del giorno risulta accolto come raccomandazione. Sì, grazie Presidente. Infatti volevo intervenire proprio su questo perché volevo chiedere un attimo al Governo se era possibile rivedere un attimo questa proposta di accoglimento come riformulazione, perché l'ordine del giorno già prevede la formula valutare l'opportunità di, e siccome qua stiamo parlando poi oltretutto di un argomento di cui si discute in queste ore, cioè la riapertura, la ripartenza di tutte quelle attività culturali dello spettacolo dal vivo, un argomento delicato e importante per un paese ovviamente come l'Italia. Lunedì sappiamo riapriranno musei e mostre, biblioteche, si sta discutendo su come riavviare anche ovviamente la ripartenza di tutti quegli enti dello spettacolo che invece sono ancora fermi. C'è stato proprio anche ieri un incontro al Ministero con il Ministro Franceschini, proprio con le associazioni rappresentative. Questo ordine del giorno in particolare chiede di prevedere appunto nella predisposizione di questa riapertura, riavvio delle attività, anche una delle iniziative, misure per quella fase propedeutica agli spettacoli, cioè prove e tutto quanto, appunto tutte quelle attività che sono necessarie ma propedeutiche agli spettacoli. Quindi con questo ordine del giorno che prevede, ripeto, già la formula valutare l'opportunità di, chiediamo di prevedere anche questa, oltretutto questo argomento è anche uscito fuori all'incontro di cui parlavo prima di ieri al Ministero, quindi chiedo al Governo se era possibile accoglierlo come ordine del giorno con questa formulazione. Grazie. La parola alla sottosegretaria Zampa, prego. Grazie Presidente. Sì, il Governo aveva formulato questo parere avendo lavorato su un testo precedente che non era introdotto da valutare l'opportunità di, quindi sì, parere favorevole. Bene, la ringrazio. Prima di passare dunque all'ordine del giorno 69, voglio ricordare, mi dispiace di doverlo fare ogni tanto,
annoiando i colleghi. Ricordo che le mascherine vanno indossate in maniera corretta a copertura del naso e della bocca, quindi non possono stare né sotto al mento né sulla testa. Quindi è una prescrizione che ci vede coinvolti tutti, è una decisione presa dalla conferenza dei capigruppo e siamo tenuti tutti, per rispetto reciproco, oltre che dell'aula e del nostro personale, a ottemperare a questa disposizione. Ordine del giorno numero 69, Gallo, favorevole, così come il 70 per Antoni, 71 Brescia favorevole, 72 Grimaldi favorevole, Grillo 73 favorevole, 74 Corda favorevole, il 75 per Conti. C'è una proposta di riformulazione avanzata dal governo che viene accolta dall'interessato. Giarrizzo 76 favorevole, Baldelli 77, proposta di riformulazione che viene accolta dal firmatario, 78 Novelli viene accolto con, come raccomandazione. Non accetta, prego, a lei la parola. Diamo voce al microfono dell'emiciclo, prego, proviamo. Grazie signor prego. Presidente. Signor Sottosegretario, io ho un profondo rispetto della sua persona e del suo lavoro. Durante la discussione in aula della conversione del decreto legge ho ritirato un emendamento annunciando che poi questo emendamento sarebbe stato trasformato in ordine del giorno. Io credo che questo emendamento debba da parte sua ricevere una valutazione più approfondita. Noi sappiamo che i servitori dello Stato che si trovano a gestire l'emergenza e che sono sul campo, oltre a trovarsi in condizioni nuove, inusuali, difficili, devono essere rispettati anche nella tutela della loro salute, che poi diventa anche la tutela della salute delle persone che incontrano. Allora, ci siamo sempre giustamente concentrati prioritariamente sui medici, sugli infermieri e sul personale sanitario. Ma esiste un mondo di volontari direttamente impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria e nel controllo del territorio, tra cui, e dico tra cui, il personale sanitario e sociosanitario, il personale delle forze di polizia, tutte, carabinieri, forze armate, vigili del fuoco, che sono impegnati direttamente sul territorio. E noi tutti abbiamo consapevolezza di come la stragrande maggioranza di queste persone, di questi servitori dello Stato, non sia dotata di strumenti di protezione idonea. Non è che ogni qualvolta interveniamo in aula noi dobbiamo riportare le nostre esperienze personali, ma le nostre esperienze personali servono per far sì che le leggi che noi andiamo a promulgare possano essere più aderenti alla realtà. Quante volte ci siamo sentiti dire da nostri amici, colleghi, conoscenti che sono le forze dell'ordine o nell'esercito e che sono impegnati sul territorio, noi stiamo usando delle mascherine di carta, le usiamo da giorni, non ci vengono forniti sistemi di protezione. Bene, questo non è degno di uno Stato che attraverso i suoi uomini cerca di gestire un'emergenza sanitaria e un controllo del territorio inusuale, anomalo. Allora, io credo che quest'ordine del giorno accolto come raccomandazione sia un accoglimento debole, che meriterebbe più attenzione, anche perché quest'ordine del giorno è volto a garantire prioritariamente a queste persone, forze dell'ordine, polizia, carabinieri, esercito, corpi volontari che sono sul territorio, vigili del fuoco, qualcosa che lo Stato gli deve.
Quindi io le chiedo, anche in virtù della situazione attuale, che è una situazione in cui c'è carenza di tamponi, c'è carenza di reagenti, di test diagnostici, di cercare di finalizzare anche la gestione di questi strumenti alle persone che sono impegnate sul territorio, a tutela della nostra salute, alla difesa dei nostri diritti e anche nella gestione dei nostri doveri, perché anche questo fanno. Quindi le chiedo, se possibile, di rivedere il parere. Grazie. La parola al sottosegretario Zampa. Sì, ritengo opportuno parere favorevole. Tutto bene, quindi passiamo all'ordine del giorno numero... Pettarin, per sottoscrivere. Pettarin, deputato Pettarin, per sottoscrivere? Perfetto. Ordine del giorno numero 79, Spena, c'è una proposta di riformazione da parte del governo che viene accolta. Ordine del giorno numero 80, Bellucci, c'è una, no, il parere è favorevole. 61, Russo Paolo. 81, chiedo scusa, chiede la parola il deputato Russo, ne ha facoltà. Sarò telegrafico, perché torniamo sulla questione dei tatuaggi. Solo per puntualizzare una questione, perché siamo a chiedere questo al governo? Siamo a chiedere questo perché c'è una elevata disomogeneità regionale che deriva ovviamente dalle diverse normative regionali, e l'abusivismo, Presidente, è covidogeno, è naturalmente covidogeno. Non esiste una legge nazionale che disciplina in modo organico la materia, e quindi il tutto è ancora reso più complicato e più difficile. Ci sono due modifiche al ordine del giorno che ho presentato, suggerite dal governo. Una, a valutare che rispetto alla istituzione di un osservatorio, e posso comprenderlo questo, nel senso che capisco che è una valutazione ulteriore che si può fare, per quanto è necessario, un osservatorio potrebbe essere strumento essenziale proprio in questo periodo, un osservatorio radicato al Ministero della Salute per garantire quelle tutele necessarie non soltanto ai tatuatori, ai loro collaboratori, ma soprattutto ai tanti cittadini. L'altro impegno, io provo a suggerire, a garantire fin dalle prossime ore, se togliamo fin dalle prossime ore, utilizziamo perlomeno l'espressione quanto prima, in modo tale da non dare una indicazione di carattere assolutamente generica. Ovviamente conosco la sensibilità e la consapevolezza del sottosegretario, e so bene che se può aiutare questo processo, che significa aiutare 7.000 famiglie e soprattutto 11 milioni di tatuati nel nostro paese, potrebbe essere un vantaggio. Grazie. L'accoglio o no la proposta? Quindi è accolta o no la proposta di formulazione, deputato Russo? Presidente, ho chiesto se c'è questa modifica, è accolta, altrimenti no. Sottosegretario Zampa, non so se ha seguito l'intervento del deputato Russo, che cosa... No, le cose rimangono così, quindi lo pongo in votazione. Con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ordine del giorno 81, Paolo Russo. Ci siamo? Non ci sono altre richieste di soccorso. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno 82, Versace, favorevole. 83, Bond, ancora favorevole il parere del governo. 84, c'è una proposta di riformulazione, primo firmatario Pentangelo, che viene accolta. 85, Di Muro, il parere è contrario. Chiede di parlare il deputato Di Muro? No.
Quindi lo pongo in votazione? Presidente. No, ecco, prego. Presidente, grazie. Sì, prego, deputato Molteni, facevo fatica a riconoscerla dietro la mascherina, chiedo scusa, prego. Immagino, Presidente. Rubo pochi secondi per portare il governo a una valutazione, a una rivalutazione di questo parere, perché trovo semplicemente inaccettabile e tecnicamente offensivo il parere del governo su un ordine del giorno che va nella direzione di tutelare, difendere e proteggere una categoria di lavoratori rispetto ai quali probabilmente il governo non sa di che cosa sta parlando. Questi sono i lavoratori frontalieri, cittadini italiani che ogni giorno affrontano decine di chilometri per poter andare a portare la propria attività lavorativa, la propria professionalità, la propria competenza in territorio elvetico. Come è già stato ricordato in precedenza, la Svizzera ha chiuso i valichi e quindi le difficoltà e i problemi per questa categoria di lavoratori sono insormontabili. Code, traffico, umiliazioni e penalizzazioni quotidiane che dei lavoratori italiani degni di tutela non meritano. E quindi io credo che il governo debba mettersi la mano sulla coscienza. Atteggiamenti pilateschi non sono accettati e non sono accettabili, e quindi invito il governo ad avere cura e attenzione, perché non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, e in questo caso i lavoratori frontalieri vengono trattati indegnamente come lavoratori di serie B. Il parere contrario è un atto di offesa e di vile umiliazione nei confronti dei nostri lavoratori frontalieri, non solo i lavoratori italiani che lavorano in Italia, ma anche i lavoratori italiani che lavorano all'estero subiscono le incapacità, le disattenzioni da parte di questo governo. E quindi il sottosegretario, invito il sottosegretario a riformulare, rimodulare e rivedere questo parere, perché non è un atto di offesa nei confronti della Lega, ma è un atto di offesa verso 70.000 lavoratori italiani che meritano rispetto, attenzione, dignità e tutela. Grazie Presidente. Grazie a lei, deputato Molteni. È chiesto di parlare il deputato Enrico Borghi, ne ha facoltà. La ringrazio, signor Presidente, ma sono certo che nella concitazione del momento il governo abbia avuto un refuso rispetto alla formulazione del parere, perché la proposta che fa parte del dispositivo di questo ordine del giorno è una proposta assolutamente condivisibile anche da parte nostra, e peraltro il fatto di impegnare il governo ad attivarsi il prima possibile per superare le criticità esposte in premessa è assolutamente ultroneo rispetto a quanto il governo ha sin qui fatto, perché posso dare testimonianza all'Aula di un impegno diretto che è stato mostrato dal sottosegretario Scalfarotto, dal ministro Di Maio, dallo stesso presidente Conte, che su questi temi specifici è intervenuto nei confronti della presidente della Confederazione Elvetica Simonetta Sommaruga. E quindi il fatto che nel corso di queste settimane si sia progressivamente andato verso la direzione di una progressiva apertura dei cosiddetti valichi secondari, esattamente per venire incontro alle esigenze dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, è la testimonianza di quanto sto cercando di rappresentare. Credo che sotto questo profilo l'impegno del Parlamento a sostegno di questo tipo di comparto è un impegno unitario. Credo che i lavoratori frontalieri necessitino non di comizi, ma di risposte molto pratiche e molto concrete, e quindi sono convinto che il governo nella circostanza saprà dare la giusta valutazione. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto la parola per l'appunto il sottosegretario Zampa, prego. Grazie. Esattamente in questa direzione il parere diventa favorevole a condizione che sia accolta la riformulazione a continuare ad attivarsi. Deputato Molteni, o comunque il primo firmatario Di Muro, accetta la
correzione, mi pare di sì, vero? Prego. Scusate, ma non ho capito la riformulazione perché qui il volume è un po' diverso rispetto a... La soccorriamo immediatamente. Sottosegretario Zampa. Silenzio per favore. Impegna il governo a continuare ad attivarsi, e quindi non il prima possibile, a continuare ad attivarsi per superare le criticità. Presidente, se posso intervenire, visto che ho chiesto anche la parola per intervenire appunto sull'ordine del giorno che mi vede come primo firmatario, intervengo nel merito e rispondo anche alla riformulazione. La proposta di riformulazione del governo di continuare a lavorare per agevolare i lavoratori frontalieri è offensiva e non accetto di prenderla in considerazione, perché basta vedere non quello che dicono i parlamentari di opposizione, ma le foto e i video che stanno da giornate mandando sui social network e i vari giornali locali i vari frontalieri d'Italia che cercano di andare in Francia, che cercano di andare a Monaco, che cercano di andare in Svizzera, per capire il disagio che ha provocato colpevolmente questo governo. L'ha provocato colpevolmente perché vi abbiamo detto più volte ai sottosegretari di governo, ai ministri di governo, nelle commissioni e in quest'aula, che andando a creare un sistema di autocertificazioni e di controlli alle frontiere si sarebbe arrivati inevitabilmente a creare dei tappi, a creare delle code e dei disagi inaccettabili per questi lavoratori. Credo siano gli unici lavoratori in Italia che si trovano a fare fino a 2 ore di coda per raggiungere il posto di lavoro. Credo siano gli unici lavoratori in Italia che si trovino a cambiare ogni settimana 3 autocertificazioni per partire ad esempio da Ventimiglia e arrivare al Principato di Monaco. Non sono lavoratori di serie B, non sono schiavi, non sono bestie. Meritano dignità, dignità che già non gli avete dato perché li avete esclusi da misure di tutela al reddito, per quelli ad esempio interinali che non hanno preso la cassa integrazione nei paesi esteri, però gli state chiedendo adesso a fine giugno di pagare l'acconto e il saldo delle tasse. Vergognatevi, non accetto la riformulazione e il Partito Democratico dimostri di essere vicino ai lavoratori frontalieri, non a parole, non coi loro esponenti sul territorio, ma votate questo ordine del giorno, altrimenti non chiedete i voti, non chiedete i voti sui territori di confine perché non ve li meritate. Grazie. La ringrazio. Allora, io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 iscritti a parlare. Alle 19 dovremmo chiudere la seduta. Quindi siete pregati di fare degli interventi brevi, altrimenti siamo costretti a riportarci a domani. Quindi diciamo possiamo prenderci un margine, ma un margine molto limitato, perché ci sono delle incombenze che vanno comunque espletate successivamente alla seduta. La parola al deputato Moulet, che l'ha richiesta. Grazie Presidente, nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento di cui stiamo parlando, io vorrei dire al governo che i frontalieri non sono figli di un Dio minore. Voi avete preso già un impegno vincolante al Senato rispetto a quello che non avevate già fatto e dovevate fare sui frontalieri, che li avete lasciati totalmente abbandonati, neanche inserendoli con i 600 euro. Vi eravate vincolati a un impegno che non avete mantenuto. Con quale faccia oggi gli rivoltate le spalle, quando non sapete cosa significa alzarsi la mattina alle 5 per fare le code a Ventimiglia alla frontiera, quando non sapete che cosa significa sopportare da soli, quando voi avete voltato le spalle, questo peso? Eppure, quando abbiamo discusso lo scorso decreto, dal PD, i colleghi del PD, il collega Borghi, meritoriamente, con grande onestà intellettuale, aveva sottoscritto un ordine del giorno accolto dal governo. E ancora oggi ci venite a dire che dovete continuare
ad attivarvi. Non vi siete attivati, signor sottosegretario. Se vi foste attivati, non avreste sentito gli interventi anche da parte della vostra maggioranza. Cosa pensate, che da parte della maggioranza non si siano accorti se vi siete attivati? Evidentemente no. E allora, si tratta di avere umiltà, di avere rispetto, rispetto per chi lavora dalle 5 del mattino per arrivare alle 8 e impiega 2 o 3 ore per arrivare lì. Non si tratta di continuare, si tratta di farlo, si tratta di avere, di recuperare quello che non è stato fatto e di cominciare a recuperare casomai ciò che non è stato fatto. Non è un braccio di ferro, non è un atto di pietà, non è una gentile concessione. È quello che un governo deve fare, perché si occupi anche di una categoria, 7.000 soltanto nella provincia di Imperia, che su questo lavoro fonda la sua vita e che avete abbandonato. Lo avete fatto non dando la cassa integrazione, avevate promesso che aveste sopperito a questa mancanza, non l'avete fatto, ma almeno sul traffico, una mano gliela volete dare o volete continuare a voltargli le spalle? Allora, un gesto di rinsavimento, non si tratta, ripeto, qui non vince e perde nessuno. Qui si tratta soltanto di dargli la dignità e il rispetto che meritano. Abbiate questo sussulto e finiamola qua, perché viceversa non si tratta di fare una brutta figura, mi creda, signor sottosegretario. Qui è lo Stato che ha mai una bandiera e abbandona questi lavoratori. Grazie. Ringrazio la chiesa operale, no, il deputato Giachetti per richiamare regolamento. Prego. Sì, Presidente, perché temo che la sua proposta, che può essere anche di buon senso, però non funziona, Presidente, perché l'argomento è un argomento, come del tutto evidente, di particolare interesse, e noi non possiamo, come dire, appellarci alla sintesi dei colleghi, che hanno tutti il diritto di parlare esattamente come gli altri su un argomento del genere. Io penso che esiste un'infinità di precedenti, compreso quello che è successo l'altro giorno, che se noi vogliamo interrompere la discussione perché non possiamo votare, non possiamo interrompere la seduta senza aver fatto il voto, o prolunghiamo la seduta, e questo sta nella sua disponibilità, ma fino a che ciascuno che ha voglia di parlare ha diritto di parlare, oppure si fa esattamente come è accaduto l'altro giorno, che si accantona l'ordine del giorno, si sospende la discussione, domani mattina si riprende e ognuno parla quanto ha la possibilità di parlare. Diciamo che, signor Presidente, abbiamo anche la fortuna su questo emendamento che abbiamo trovato la strada attraverso la quale la sottosegretaria può ascoltare un deputato della maggioranza che suggerisce un approfondimento. La prossima volta parleremo di un refuso invece di sollecitare a un ripensamento, però adesso penso che l'unica cosa che noi possiamo fare è accantonare questo ordine del giorno e votare domani, se no andiamo avanti finché tutti quelli che vogliono intervenire intervengono. Grazie. La ringrazio, deputato Giachetti. In realtà lo avremmo proposto poco fa, cioè 19.05 in questo momento, se dessimo la parola a tutti e 5 gli oratori sicuramente andremo fuori anche quel margine di tolleranza che ci siamo storicamente dati, quindi direi, se non ci sono particolari obiezioni, di procedere al differimento, quindi all'accantonamento di questo ordine del giorno. Ricordo che è l'ordine del giorno 85 di Muro. E quindi interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9. Comunico che nell'odierna riunione della conferenza del Presidente Gruppo è stato convenuto che l'esame del decreto legge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si concluderà entro le ore 12 della seduta di domani, da inviare al Senato, scadenza 24 maggio 2020, giovedì 14 maggio, e che il seguito dell'esame degli altri argomenti previsti nella settimana in corso è rinviato alla prossima settimana, con riferimento alla quale è stata convenuta la seguente riarticolazione dei lavori. Martedì 19, discussione già dei seguenti progetti di legge, ratifica di disegno di legge 21-20, accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, e la Repubblica d'Armenia, proposta di legge 21-65, abbinata a Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, approvata dal Senato, proposta di legge 22.07, Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro numero 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro,
Disegno di legge 2360, conversione del 2360. Martedì 19, ore 16, con eventuale prosecuzione dalle ore 22 alle ore 24 e mercoledì 20 maggio, seguito della mozione numero 1346, seguito dell'esame del disegno di legge 2117 e abbinate, seguito dell'esame dei progetti di ratifica di disegno di legge 2229, disegno di legge 1677, disegno di legge 1676A, disegno di legge numero 2120, disegno di legge 2165 abbinate, proposta di legge 2207, disegno di legge 2360, mercoledì 20 maggio ore 15, svolgimento di interrogazione e risposta immediata, mercoledì 20 maggio ore 16, discussione già del decreto legge numero 2461, giovedì 21, 9, 12 e 15, 18, con eventuale prosecuzione dalle ore 21 alle ore 24, e venerdì 22 maggio 9, 12, seguito dell'esame del decreto legge 2461, eventuale seguito degli argomenti previsti nelle sedute di martedì 19 e mercoledì 20 maggio non conclusi. Venerdì 22 maggio ore 15, svolgimento di interpellanze urgenti. È stato infine convenuto il seguente programma dei lavori per i mesi di giugno e luglio. Giugno, esame del decreto legge Senato 1774, esame del decreto legge 2471, esame del bilancio interno della Camera, seguito dell'esame della proposta di legge numero 219, 1051, 1366 e 1368, esame della proposta di legge numero 687, esame della proposta di legge 2070, chiedo scusa, esame della mozione Conte e altri numero 1222 concernente le modalità di attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione in materia di autonomia differenziata, esame della proposta di legge numero 982, esame della mozione Gelmini e altri numero 1347, comunicazione del Governo in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, esame della proposta di legge numero 1056 e della proposta 2103, esame del decreto legge Senato 1786, esame della mozione Meloni altri numero 1274, esame del decreto legge cosiddetto rilancio, ove presentato dal Governo, da inviare al Senato. Nel mese di luglio, esame del decreto legge Senato 1799, esame del decreto legge Senato 1800, esame della proposta di legge numero 1461, esame delle proposte di legge 569 e 868, esame della proposta di legge 1317, seguito dell'esame della proposta di legge numero 875, esame del disegno di legge numero 1881, esame della proposta di legge 1743, esame della proposta di legge 1740, esame della proposta di legge 1825 e della proposta 1968, esame delle proposte di legge 2451 e 2479, esame della proposta di legge numero 2399. Nell'ambito del programma è altresì previsto lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo e potranno essere inoltre inseriti eventuali ulteriori disegni di legge di conversione di decreti legge presentati dal Governo, progetti di legge di ratifica deliberati dalle commissioni e documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni. Siamo... No, siamo andati fuori dai primi seduti, non c'è un spazio. Abbiamo dovuto interrompere addirittura il problema. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 14 maggio 2020, ore 9, seguito della discussione del decreto legge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. La seduta è tolta.